E forse qualcuno che incarna l'amore per la cosa pubblica che abbiamo perduto. E se trovassimo la forza, quelli di destra e quelli di sinistra e quelli di centro, di mettere al primo posto quel famoso detto: non solo Cesare, ma anche la moglie di Cesare devono essere al di sopra di ogni sospetto, forse avremmo ritrovato Zazà. E cos'era la festa se non questo interminabile spreco di trick track e botti e bunga bunga nel quale siamo vissuti e che ha coinvolto tutti, non solo, attenzione, i protagonisti, i guardoni che spiavano sperando di poter un giorno introdursi dentro questa festa e gli altri che giravano la faccia dall'altra parte, fingevano di non vedere, lasciando che soltanto i magistrati sollevassero il problema per poi magari approfittarne. E cosa dovrei fare io che, come tutti voi, ho perduto Zazà e ho trovato invece Francesco Chiesa Soprani, che ci racconta stasera, ci racconterà come Berlusconi avrebbe comprato il silenzio di Rubi e di Noemi. Ghedini dice: ma sono cose vecchie, e poi noi lo abbiamo denunciato per diffamazione. Ma a noi questo non risulta, anche se non possiamo escludere che sia vero, ma soprattutto non risulta che Chiesa Soprani sia stato condannato per diffamazione. E comunque il mio dovere di cronista è mettere in onda queste dichiarazioni, eliminando, come ho fatto, alcuni dettagli inutilmente pruriginosi che non aggiungono niente alla vicenda e impegnandomi ad ospitare chiunque tra i chiamati in causa abbia qualcosa da dire su questo scottante argomento. Ma siccome, come al solito, quando avvengono queste cose si solleva l'interrogativo: ma perché proprio adesso? Ecco, io non vorrei sfuggire a questo interrogativo e vorrei spiegare soprattutto a coloro, e sono tanti, che continuano a credere in Silvio Berlusconi, che è proprio l'importanza, la grandezza del personaggio Silvio Berlusconi che impone di non mettere una pietra sopra uno scandalo internazionale che ha coinvolto l'intero mondo e su quale è difficile che si possa stabilire che è finito definitivamente. Anche perché queste qualità negative del personaggio non sono soltanto chiamate in gioco da magistrati cattivi e magari prevenuti, ma sono sempre messe in campo da personaggi come Tarantini, come La Vitola, come De Gregorio e tanti altri, che di quel mondo hanno fatto parte, sono cresciuti all'ombra di Berlusconi. E fino a quando a prendere le difese saranno stipendiati e stipendiate, allora io credo che questo scandalo non finirà mai e non finirà nemmeno quando tutte le accuse venissero definitivamente archiviate. Continuerà comunque questo scandalo perché il sospetto su Cesare non sarà fugato. Allora, in questo momento, quando i nostri rappresentanti stanno per eleggere il Presidente della Repubblica e noi tutti sappiamo che dobbiamo sbrigarci a trovare Zazà, è giusto ricordare che su quel colle deve salire una persona che, impugnando la Costituzione, impedisca che ci possa essere una persecuzione nei confronti di qualunque persona, o che ci possa essere una discriminazione, ma che anche ci deve portare fuori da quella Repubblica delle banane nella quale troppe volte ci siamo sentiti immersi, dove gli amici amano strizzare gli occhi agli amici, che tanto loro se la caveranno sempre. Allora la festa di San Gennaro è finita e la scomparsa di Zazà ci mette ancora tutti un po' nell'angoscia. Lo dobbiamo trovare Zazà, e siamo sgomenti per il fatto che non riusciamo ancora a trovarlo. Ma comunque la pensiate, io vi voglio assicurare che per me sarebbe veramente bellissimo se accadesse che il centrodestra annunciasse finalmente: l'abbiamo trovato noi
Zazà. E non si chiama Silvio. E non gli assomiglia nemmeno. Immaginavo che in Italia oggi ci fosse tanta povertà, tanto bisogno delle cose essenziali. Ero qui nelle Marche, che è la mia regione, quando ho saputo di questa tragedia e non potevo non venire qui a Civitanova. È una tragedia che ha sconvolto il paese e a me ha colpito particolarmente per una cosa che credo sulla quale dovremmo riflettere, cioè il senso di vergogna a chiedere aiuto. È come se oggi nel nostro paese non avere abbastanza soldi significhi essere una persona indegna. L'hanno aiutati, adesso dice che si vergognavano, se chiede aiuto. Non è vero! L'aiuto l'hanno chiesto, non gliel'hanno dato! Qui a Civitanova prima pensiamo agli extracomunitari per le case e un posto di lavoro. Ma sta... prima veniamo noi, no? Prima gli extracomunitari. Monte la Fornera c'ha colpa, perché questo stava in pensione, ha lavorato 40 anni, eh? E stava andando in pensione, gliel'ha allungata per 5 anni. Lei quanto prende di pensione? 550. 550 e paghi 500 di affitto. E come fa? Come faccio? Vado a mangiare dove mi trovo. A chi mi dà un po' da mangiare? A Caritas. Mi vado a pigliare un cappotto alla Caritas. Questo l'ha preso alla Caritas. Che facciamo? Quando hanno aumentato i poveri disgraziati che hanno lavorato 40 anni, 50 anni, i soldi non ce ne stanno. Stanno solo per loro. Penso le persone che prendono 500 euro in due, come fa di pagare l'affitto, di mangiare, di fare? Fa sta fine. Il sindaco di Civitanova Corvatta, due mesi fa ha ospitato una famiglia rom di Civitanova a casa sua. Però poi ha in programma di dare un terreno, un posto a questi rom, non so dove, non si sa dove, fare nuove roulotte. Mio marito da novembre non ha preso paga! Da novembre! Lei lavora? Io non lavoro! La responsabilità è del governo, che anche adesso non fanno, stanno facendo schifo! Schifo! Non abbiamo più un'Italia libera, non abbiamo più niente! Ma perché questa zona ricca? Che gli è successo a questa zona? Ah, la zona ricca appunto perché era una zona ricca, era piena di fabbriche, ma vivevamo di quello. Gli operai dove vanno? Dove sono andati a finire gli operai? A casa, con 5 figli, con 3 figli, con 2 figli. E se andiamo dagli assistenti sociali, sa che fanno? Gli tolgono i figli! Mio marito sono 2 anni che non lavora e non pago l'affitto, non ho pagato l'affitto per 7 mesi. Perché non ce la faceva, non c'era modo. Non lavoriamo, né io né mio marito, e ho 3 figli. Lei che faceva sono prima? Sono stata sfrattata, le pulizie, mio marito era un carpentiere. Guarda, io ci ho provato pure io a fare quel gesto che hanno fatto loro. Per fortuna che io ho i figli e ci ho pensato ai miei figli. Io ho pensato ai miei figli perché pure io ci stavo provando. Queste ostriche vengono dall'Olanda, si chiamano gigas. Vengono portate qui, messe nella vasca insieme a cozze, vongole, molluschi. Questa è acqua di mare raccolta a 600 metri con l'ozono. Vengono depurate, filtrate e selezionate da questi operai e poi confezionati. Aziende come queste in Italia ce ne sono solo 4. Quanti eravate all'inizio, 3 anni fa, quanti eravate? Erano più di 40 persone. E oggi? Oggi vantiamo 20-25 unità. Noi da novembre siamo in cassa integrazione. Questa è un'azienda che per 50 anni non ha mai avuto problemi economici. Negli ultimi 3 anni purtroppo stiamo soffrendo molto. Quando ha dovuto comunicare ai suoi operai che qualcuno andava a casa e qualcuno in cassa integrazione, si è sentita la notte, come ha dormito? Non è stato facile. Sono
ristoranti che chiudono, aziende che appunto servono la ristorazione che è in crisi, di conseguenza siamo in crisi anche noi. E abbiamo richiesto i finanziamenti alle banche, stiamo aspettando, con la speranza che arrivino. Un aiuto, un finanziamento. Assolutamente da sì. Quanto aspettate una risposta dalle banche? Allora, noi le posso dire che da ottobre che la situazione siamo in stand-by, stiamo lottando ogni secondo di più e dobbiamo accelerare, dobbiamo muoverci, perché io non mi posso permettere più di aspettare. Noi stiamo lottando per dare lavoro, perché la mia famiglia ha sempre dato lavoro a 50 anni. So che possiamo farcela. Tuo papà, che ha 75 anni e che l'ha creata questa azienda, ci ha dato la vita e ci ha messo la sua vita dentro. Ancora qui. È ancora qui. Quando la vede piangere perché la telefonata della banca non arriva, lui come si sente e lei come si sente? Spero che si riparta dal dare risposte concrete a chi oggi ne ha bisogno. Oggi la grande sfida è di stare vicino alle persone e di passare ai fatti, dare risposte ai bisogni concreti. Scusi, la vostra idea per ripartire, questo? Come si questo fa in un territorio? Non lo può chiedere a me. Perché? Perché io sono il presidente della Camera. Allora, lasciatemi chiedere scusa a Marianna Madia, ma vorrei salutare con grande affetto Franco Battiato, che è con noi questa sera. E però la teniamo ancora un po' lì, perché vorrei partire invece da Massimo Cacciari, che è in collegamento con noi da Venezia. Buonasera Cacciari. Buonasera. La notizia di oggi è questo incontro che c'è stato tra Renzi e D'Alema. Adesso Renzi peraltro ha precisato il suo pensiero e ha detto non ci sono mezze misure. O si trova il coraggio di fare un accordo per il governo tra PD e PDL, che avrà un reverbero anche sulla nomina del Presidente della Repubblica, oppure prima si va al voto e meglio è. E D'Alema ha aggiunto che è stato un errore escludere Renzi dalla delegazione dei grandi elettori, in questo modo dando un colpo a Bersani è abbastanza forte, perché tutto il tempo Bersani aveva detto che era una decisione presa dalla Toscana, lui non c'entrava, il partito non c'entrava, quindi voglio dire, se hanno contato gli equilibri locali non si capisce nemmeno perché possa essere definito questo un errore. Qual è l'opinione di Cacciari su questa vicenda? Sulla vicenda Renzi, grande elettore, mi pare una cosa del tutto secondaria. Non penso certo che Bersani abbia fatto chissà quale intervento per escludere Renzi dall'essere presente a Roma per eleggere il capo dello Stato. Quindi mi pare di scarsissimo rilievo politico. Si tratterà di una delle infinite diatribe interne al gruppo dirigente del Partito Democratico toscano-romano-romano-toscano. Invece la cosa grossa è quella dell'elezione del Presidente della Repubblica e di conseguenza del prossimo mandato dato a chissà chi per la formazione del governo. Ora è evidente che un eventuale governissimo o comunque un'alleanza tra Partito Democratico e PDL e Berlusconi comporterà la fine dell'equivoco democratico, cioè nel senso che il Partito Democratico non regge un giorno ad un'alleanza tra PD e PDL, si sfascia immediatamente, il che può essere anche un bene, perché essendo un partito mai nato, essendo un partito che non ha mai trovato una propria strategia, una propria ragione d'essere, e Dio sa quanto me ne dolga, perché ho speso 10 anni della vita nel tentativo di indicare una prospettiva per la formazione di davvero un nuovo partito, ma è fallita, è una prospettiva che è fallita, quindi è bene forse che si chiuda l'equivoco e questo partito finisca e nascano altri movimenti, altre forze, e questo è un ragionamento molto lungo. Ma è certo che un governissimo Partito Democratico PDL comporta la scissione all'interno del Partito Democratico e comporta la perdita definitiva dell'alleanza con Vendo, ovviamente.
quindi comunque sarebbe un governo poi estremamente debole. Io penso che questa prospettiva sia nella fase attuale una prospettiva che ha come unico esito quello di far risorgere Berlusconi, quindi spero che sia una prospettiva che non si realizza e che si vada alle elezioni anticipate, perché ritengo che questa sia una prospettiva per il Paese meno dannosa che una resurrezione di Berlusconi con lo sfascio del Partito Democratico, perché questo avverrebbe, lo sfascio del Partito Democratico e la resurrezione di Berlusconi. Voglio chiedere un'altra cosa, magari più sintetica, su un'intervista che ci ha concesso Diego Della Valle, il quale poi conclude questa sua riflessione su quanto è avvenuto nelle Marche, indicando una sua soluzione per la Presidenza della Repubblica. Sentiamolo. Se lei gira per l'Italia di provincia o per la periferia delle città, che un po' equivale, oggi c'è un senso di smarrimento forte, soprattutto di incomprensione da parte di gente che giustamente dice: io ho fatto il mio dovere, quello che mi è stato detto l'ho fatto, ho lavorato onestamente, ho dei figli, li ho fatti studiare pensando che avrebbero trovato un posto di lavoro, io pensavo con una pensione di poter campare dignitosamente senza fasti, e oggi mi ritrovo a non capire più nulla e come ne vengo fuori. Certo, nei prossimi governi mi farebbe piacere vedere gente che viene dalla vita reale, perché poi quando le persone sono toccate in prima persona sanno rispondere bene, soprattutto con grande praticità, no? E questo che lei dice è ben interpretato dal partito di Grillo oppure no? Se lei vede nei talk show la vecchia guardia politica, se li sente sembrano dei competenti meravigliosi, poi è gente che ha 30 anni che dice le stesse cose e non ha combinato assolutamente nulla, e avrebbero la pretesa oggi, con dei piccoli giochi così da giocatori delle tre carte, di trovare il modo di rimanere dove stanno. C'è un voto di protesta di milioni di persone che non hanno votato, secondo me, le idee di Grillo, ma hanno votato per non vedere più un certo mondo politico ancora alla ribalta. Quindi queste sono persone, secondo me, che quando troveranno e avranno la possibilità di scegliersi i nomi che vogliono e che non gli vengono imposti, a mio avviso dimostreranno con chiarezza cosa veramente vogliono, da chi veramente vorrebbero essere guidati. Ma se i vecchi della politica no, e i grillini nemmeno. La politica non dividiamola per vecchia, diciamo così, anagraficamente. No. C'è una brutta politica e una politica di gente sensata e per bene. Non è obbligatorio avere 24 anni e avere lo zainetto per essere considerati dei giovani, no? Un'idea ce l'ha di questo qualcuno? Renzi le piace? Io ce l'ho in mente qualcuno, si chiama Napolitano. Napolitano oggi ha il dovere di rimanere, ha il dovere di non lasciarci soli con questa realtà che noi italiani in grandissima maggioranza non vogliamo, un governo che non nasce perché non riescono a mettersi d'accordo su quelli che sono non la soluzione dei problemi del Paese, ma la loro sopravvivenza, delle loro sedie, le loro poltrone, il loro potere personale. Bene, a questo punto non possiamo pensare, questa è la mia personale opinione, che il Presidente della Repubblica possa andarsene. Deve rimanere, deve darci una legge elettorale che ci permetta di scegliere le persone che vogliamo guidino il futuro nostro e dei nostri figli domani, e quando ha fatto queste cose, giustamente, dico io, può anche andarsi a riposare. Un suo dovere rimanere e non lasciarsi solo in questo momento. Allora, Cacciari cosa pensa di questa? Napolitano dice assolutamente di no, mi pare francamente impossibile. Credo che sia molto irrealistica l'ipotesi che Napolitano possa restare. Ma questa battuta, questa intervista con Della Valle ha un significato preciso su cui poi spero avremo modo di tornare, perché è un tema sempre più all'ordine del giorno, cioè il bisogno di presidente. Questo è un paese che ormai, anche a causa della crisi radicale dei partiti tradizionali e non, è un paese che per trovare una sua unità anela ad una soluzione di tipo presidenzialistico, che non è assolutamente in contraddizione con un regime democratico. Questa è l'indicazione che emerge dalle battute di Della Valle, come da qualsiasi discorso si sente in giro e come dalla pratica politica di questi ultimi 2-3 anni, anzi di più, perché è da Scalfaro che di fatto è il Presidente della Repubblica ad formare i governi.
Allora, Battiato, io in questa indicazione, cioè in questo bisogno di tenere Napolitano dove per paura di quello che può succedere, leggo anche, diciamo, come dire, la difficoltà di un paese che in una situazione come questa potrebbe però trovare anche il coraggio di trovare delle soluzioni inedite, nuove, no? Un po' com'è questo Parlamento che si è venuto a formare, pieno di giovani, no? Cioè la Madia prima nel vecchio Parlamento era uno dei pochissimi giovani, adesso è diventata quasi vecchia, no? Nella situazione che c'è intorno a lei. Quindi in questa situazione potrebbe avere il coraggio di osare e di fare cose che prima non si erano mai tentate. E dare quindi un segnale anche con l'elezione del Presidente che si osa, potrebbe poi, diciamo, in qualche modo dare un avvio a tante altre ricerche coraggiose. È vero quello che dici, ma abbiamo ascoltato due menti lucide. Gli altri bisogna lasciarli fuori, tu non ne devi più chiamare. È chiaro? Questi sono la nostra fortuna. Perché oltretutto, Cacciare lo seguo da tempo, e da tempo che dice le cose giuste e quelle che si dovevano seguire. Della Valle è uno che ha una qualità anche e una sensibilità, per ricco com'è, va bene, di aiutare gli altri, e questa compassione in Italia non ce l'ha più nessuno. E poi c'ha i piedi pochissimi nella realtà, non ce l'ha. Appunto, sa quello che dice. Ma questo... Quindi è arrivato il momento di lasciare fuori questi stupidi pappagalli che da anni dicono sempre la stessa cosa. E il passato? Niente applausi, grazie. E il passato? Che facciamo? Ci liberiamo del passato? Sentendo questa gente che soffre, no? A me chi lo fa fare di mettermi e espormi, perché sono anni che dico e canto delle cose contro questa parte di politica, va bene? Allora, perché lo faccio? C'è un motivo, perché sento che è arrivato il momento di aiutare questa gente che può andare a finire male. Allora, sono anni che dicono di far pagare le tasse a chi le deve pagare. Risulto uno di quelli più ricchi d'Italia, cioè l'1,3% che guadagna più di 100.000 euro al mese. Tu puoi accettare una cosa del genere? Allora andiamogli a confiscare le barche, le cose, non facciamoli più vivere. Questo bisogna fare. Per forza. Va diviso il reddito, va condiviso. Io sono contento di pagare le tasse. Però se c'è arrivo la guerra, all'80%, deve essere guerra per tutti. Ecco, diciamo. E così deve essere. Perché adesso Monti anche ha preso questa affermazione che io all'inizio di questo ciclo facevo, no? Sì. Cioè siamo in guerra. Però siamo in guerra tutti, no? Se no siamo in guerra come sul Piave nella guerra del 15-18, troppo comodo, dove gli ufficiali rimanevano al sicuro e i fanti andavano a morire. Se davanti. Mi permette, bisogna rispondere a Franceschini anche, no? Che 3-4 milioni minimo di persone che non pagano le tasse votano per chi non glieli fa pagare, e quindi non sono voti democratici, non lo sono. Inutile che lui dice non sono voti di serie B, sono voti di serie Z. Però io dico, è chiaro? Però dico, se una volta che dentro il Parlamento si è formato, diciamo, una maggioranza di quelli che le tasse le pagano, è forse il momento buono per cercare di fare qualcosa per far pagare le tasse a tutti. Sono d'accordo. Perché se la perdiamo questa occasione, poi certo, diciamo, è inutile. È che... finita. È finita, certo, no? Se la facciamo passare così. Allora, Giulia, vuoi darci qualche elemento di quello che abbiamo fatto, del sondaggio che abbiamo fatto questa settimana, sempre nel tentativo di spingere, cioè in questo momento anche sulla rete in corso, diciamo... Si è chiuso proprio alle 21. Il Movimento 5 Stelle sta facendo la sua ricerca del Presidente dove della stanno Repubblica votando. Diciamo così, il sistema sta sempre nelle mani di Casaleggio, è bene chiarirlo, nel senso che il sistema terzo non è stato ancora... ma comunque vediamo che cosa daranno questi risultati. Invece noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto all'Istituto MG, l'Istituto Di Masia, di darci una mano per capire qual è il candidato Presidente della Repubblica preferito dagli italiani, però con un metodo nuovo, cioè non proponendo noi una rosa di nomi, ma chiedendo a quelli che sono stati consultati di fare loro i nomi, e poi dopo li abbiamo testati per avere il vincitore. E abbiamo diviso in due categorie, da una parte i politici e dagli altri gli esponenti della società civile.
Per quanto riguarda i politici, i nomi che sono stati fatti sono quelli di Emma Bonino, che è stata il nome più citato, Prodi, Berlusconi, e Monti, Napolitano, Letta, Amato e poi anche Finocchiaro, Cancellieri, Bersani e D'Alema. Questi sono quelli che hanno raccolto più consenso, no? Poi più avanti gli chiederemo, no? Gli abbiamo chiesto. Ma chi avete intervistato? Chi scegliete? Un campione di più di 1000 ma persone. È una cosa incredibile. Invece la società civile cosa ti dice? Magari le piacciono di più i nomi che vengono dalla società civile, perché il nome più citato è quello di Dario Fo. Seguito appunto da Diego Della Valle, Benigni, Montezemolo, Margherita Hack, Zagrebelsky, Veronesi e poi ancora Silvio Berlusconi, perché diciamo un po' double fast sia politica che società civile, abbiamo Travaglio, Grasso e poi tanti altri. E poi altri. Davanti a Grasso. Però questi sono quelli più importanti, no? Muti, Rodotà e Draghi. Bene, allora, vediamo dopo. Adesso voglio farvi vedere, prima di tornare anche su Cacciari, ma dovrò prima chiedere qualcosa alla Mattia a questo proposito, come nel Movimento 5 Stelle, ecco, chiedo attenzione alla regia perché è un mio cambio di programma, cioè il dibattito in realtà ferve quando i deputati escono e incontrano, diciamo, l'elettorato, si creano situazioni come questa qui di Milazzo. È emersa una maggioranza all'interno del Parlamento ed è chiaro che il Presidente della Repubblica si è già espresso, PD più SEL, è chiaro che si è espressa già nel voler dare al Paese un incarico di tipo politico. Lei sarebbe favorevole a un dialogo col Partito Democratico in ottica di governo? Noi dobbiamo restare nella nostra profonda identità, che è quella del Movimento 5 Stelle, è quella di non fare accordi. Però questo non ci esime dalla possibilità, intendo dire, di eventualmente presentare alle altre forze politiche, pur presenti in Parlamento e pur rappresentative di altri 9 milioni, 10 milioni di cittadini, presentare, dicevo, un nostro programma, dei nostri punti programmatici, dei nostri valori etici, sui quali possibilmente si possa trovare appunto magari una convergenza per far partire un governo. Bersani fa un passo indietro, propongono un nome fuori dalla politica, con un programma condiviso. Lei sarebbe favorevole a votare la fiducia a un governo insieme a PD e SEL, con a capo del governo una persona fuori dai partiti? Io ritengo che se ci sono punti programmatici che sono il reddito di cittadinanza, che sono il no alle opere inutili e costose per il Paese, che sono una legge elettorale dignitosa per restituire dignità al corpo elettorale, su quei punti perché gli altri possono, devono secondo me prendere atto e convergere su quella proposta programmatica. Sì, cosa voleva dire quando ha detto che non sono uno schiaccia bottoni per conto terzi? Semplicemente perché credo di poter rivendicare il diritto a esprimere una mia opinione. Fico ha detto che chi ha idee come le sue dovrebbe allontanarsi dal movimento, dovrebbe chiamarsi fuori. Se io sono chiamato ad una responsabilità di questo tipo e i miei colleghi attivisti lo riterranno opportuno, io farò un passo indietro. Io lo capisco, il vostro programma era quello di non far patti, però alle volte c'è la necessità di un qualcosa che è più grande della necessità del singolo movimento. Noi siamo lungimiranti, noi vogliamo andare oltre. Ti rispondo al volto. Se tu non avrai il 51%, cioè una maggioranza assoluta, abbiamo perso tutto. Se gli italiani, ma io non ho capito, ma noi stiamo proponendo una cosa, se agli italiani non piace, non è che possiamo forzarli. Noi abbiamo portato, ci siamo presentati con un programma, con delle idee, sono belle, non è che dobbiamo cambiare. Se non gli piace, non lo votate, punto e basta, Dio, non fa niente. Noi non la pensiamo così, non ci potete costringere. Cioè, ci state facendo della coerenza una colpa, è pazzesco. Urlare non serve a niente. Ci hanno sfidato, voi avete i nomi per fare un potenziale governo. Bene, e allora perché non accettiamo questo guanto di sfida che ci hanno lanciato i partiti? Perché non stiliamo 4 punti, neanche 8, 4? Queste sono le esigenze impellenti, immediate. E facciamo i nomi, noi
abbiamo questi 13 elementi da presentare al governo, sono queste persone che non hanno mai fatto politica senza votare Bersani, senza votare fiducia al PD. Il governo, dobbiamo riuscire a creare il governo, senza fare accordi con nessuno, però il governo va fatto. Ecco, la mia domanda è, come... Perché noi altri imprenditori sentiamo, se non si fa il governo, siamo in crisi profonda. Il governo serve, non è che stiamo dicendo che il governo è inutile, però serve un governo PD, Movimento 5 Stelle? Non credo. Sì? Sì? Signori, no, era una domanda retorica. Signori, era una domanda retorica, vi prego. Si poteva fare un tentativo con PD, perché comunque la fiducia si può anche ritirare, quindi poi... Presentavate un programma, se il PD lo portava avanti bene, se no la fiducia li ritiravate, ma non immobilizzavate un paese. Noi abbiamo mandato una lettera a Bersani, con questa lettera noi chiedevamo di rifiutare i rimborsi elettorali. Se parliamo di passi indietro, se un uomo come Bersani non è riuscito a fare un passo indietro su 48 milioni di euro, vi ricordo che il bilancio statale è di 500 miliardi di euro, non di 48, cioè si parla di cifre piccole rispetto ai problemi reali dell'Italia, se quest'uomo non è riuscito a fare un passo indietro, io non capisco perché dovremmo farlo noi. Nel movimento di Grillo la democrazia per me non esiste, perché nessuno può parlare. Un breve accenno ha fatto il deputato Curro di poter appoggiare, per levarsi da questi impassi, di appoggiare Bersani, e ieri sentivo sui telegiornali venduto, solo perché un deputato ha detto questo, venduto, mi sembra vergognoso. C'è una strada possibile che ho inteso accennare, chiosare, proporre dei punti programmatici che sono a 5 Stelle, che sono del nostro programma: reddito di cittadinanza, legge anticorruzione, legge elettorale, punti per l'economia del paese. Aspettate un attimo, ho solo detto questo, che siccome questi punti programmatici per essere realizzati compiutamente hanno bisogno, per la loro natura complessa, della collaborazione tra l'esecutivo e il legislativo. Quindi se il Partito Democratico o la coalizione di maggioranza vuole cogliere questo nostro invito a punti di programma, lo può fare. Non è un accordo politico. Ora noi ci concentriamo sul Presidente della Repubblica. Dopo che ci sarà un altro Presidente della Repubblica. Avete un nome? No, attenzione, no. Scusate, spiego come funzionerà abbastanza velocemente. Proprio perché noi siamo. Scusate però, sto spiegando, non sento. Proprio perché noi siamo portavoce, non saremo noi a fare i nomi, non saremo noi. Saranno gli iscritti al portale che voteranno delle persone, proporranno dei nomi e questi nomi verranno votati, quindi ci sarà un doppio turno, uno in cui verranno fatti dei nomi e il secondo in cui verranno votati. La persona più votata verrà votata in Parlamento in maniera compatta da tutti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Questa è democrazia diretta. Allora, intanto si vede come il dibattito va avanti, no? Anche nell'elettorato del Movimento 5 Stelle. È importante questo. In questo momento il Movimento 5 Stelle è concentrato su un obiettivo, quello di far partire comunque, diciamo, il lavoro delle commissioni parlamentari. Si rendono conto che è difficile, diciamo, in assenza del governo portare avanti un lavoro parlamentare normale, ma comunque insistono sul fatto che non si capisce per quale motivo si debba perdere tempo e non si debbano far partire comunque i lavori di queste commissioni, che anche quando dovessero lavorare poi dopo avremmo guadagnato un po' di tempo, insomma, in questo si sono trovati invece di fronte a una posizione molto rigida da parte dei partiti, diciamo, più grossi, sia il PD che il PDL, su questo hanno fatto fronte. Mariana Madia invece ha detto no, insomma, su questo io mi sento di fare un appello, che non c'è nessuna ragione per cui queste commissioni non si mettano subito in funzione. Poi, se possono lavorare o no, comunque sono un luogo nel quale è più facile far andare avanti il dialogo, credo. È vero?
È così, in realtà io capisco anche le ragioni di chi dice aspettiamo il governo per avere le commissioni, cosa che è sempre stata nella prassi, perché di solito prima si dà la fiducia a un governo e poi si insediano le commissioni. Però io, proprio per quello che diceva lei prima, Santoro, e cioè che questo è un momento senza precedenti con un Parlamento largamente rinnovato e largamente rinnovato anche con molti più giovani, con molte forze fresche nel Partito Democratico, in questo movimento che comunque è un movimento nuovo e molto vario, e da questo servizio era evidente la varietà di questo Movimento 5 Stelle e dei suoi eletti. E soprattutto, Santoro, io le dico la verità, per il fatto che abbiamo votato ormai un mese e mezzo fa e diciamo quello che otteniamo dopo un mese e mezzo per ora è da una parte la prorogazio del governo Monti e dall'altra... Cioè, un governo che ormai appartiene a una era geologica completamente diversa. Ed è peraltro non legittimato perché non ha la fiducia del Parlamento, certo, che invece adesso è legittimamente eletto. E dall'altra parte una serie quotidiana di tattiche, posizionamenti. Ecco, a me sembrava che far partire da subito, il prima possibile, le commissioni fosse un modo concreto per smarcarsi da tutto questo e dire iniziamo nelle singole commissioni, sui temi, perché tutti quei temi di cui parlavano quei ragazzi, reddito di cittadinanza, legge elettorale, anticorruzione, finanziamenti ai partiti, beh, noi abbiamo un'elaborazione infinita, abbiamo proposte di legge nel cassetto, abbiamo cose concrete su ognuno di quei punti, su cui proprio ragionare. E comunque c'è una sede istituzionale in cui ci si può incontrare, sì, perché altrimenti e scambiarsi le ma cose. Ma soprattutto incontrare, posso, scambiarsi posso cose non cosa? Generiche, ma parlando di cose concrete, ognuno nella sua singola commissione per la sua competenza. Posso chiedere una cosa che sfugge a tanti che parlano di questi problemi? Allora, si parla del finanziamento pubblico dei partiti, no? E del fatto che se si rifiutasse questo finanziamento pubblico dei partiti ci sarebbe comunque un risparmio per le casse dello Stato, almeno quest'anno, almeno in questo momento. Però dico, non si riflette sul fatto che noi siamo ancora uno dei pochissimi paesi europei dove andiamo a votare su due giornate. Se noi decidessimo di votare con una sola giornata, solo questa piccola decisione avremmo già recuperato i soldi del finanziamento pubblico dei partiti, solo per il fatto di decidere una cosa del genere. E queste cose sfuggono, siamo un po' troppo concentrati, insomma. Nei massimi sistemi. Anche sul costo del caffè, diciamo, alla buvette. Forse bisognerebbe un attimo pensare anche a queste cose qui. Volevo chiedere però a Cacciari, anche se brevemente perché abbiamo poco tempo adesso, ma è evidente che chi la maggioranza che nominerà il Presidente della Repubblica sarà in nuce la nuova maggioranza che può, diciamo, esprimere un governo. È evidente, cioè su questo credo che ci siano pochi dubbi. Per esempio sì, è stata avanzata la candidatura di Prodi, no? E si è capito che nel Movimento 5 Stelle i grillini non sarebbero così, diciamo, ostili ad una candidatura Prodi. Allora, mandare avanti per esempio una candidatura Prodi potrebbe significare portare avanti quello che era il discorso di Bersani fino a questo momento. Cosa pensa Cacciari? Ma è del tutto evidente. Si sta giocando la partita del Presidente della Repubblica in funzione del governo. Se ci sarà Prodi, Prodi ridà l'incarico a Bersani e Bersani con ogni probabilità, come ripeto da mesi, si presenta al Senato e raccatta i voti. Poi che governo sarà? Un governo di minoranza ricattato in ogni momento al Senato da questo, da quello, con Berlusconi sul piede di guerra, lo sa Dio. Comunque, 99% Bersani i voti al Senato se li prende. E magari anche dalla Lega, uscendo da... Se invece non è Prodi, se è D'Alema o se è Amato, verrà dato un nuovo mandato nella prospettiva del governissimo o di qualche alleanza di un governo paratecnico poi appoggiato comunque da PD e PDL, con il risultato dello sfascio del PD e della resurrezione di Berlusconi. Il problema è che appunto purtroppo questa elezione del Presidente della Repubblica, ruolo che diventa sempre più importante come gli ultimi anni hanno dimostrato, si gioca tutto in funzione della formazione del prossimo governo
e quindi se ne riduce immediatamente il ruolo, perché verrà fuori un Presidente della Repubblica che è stato fatto in funzione di colui che o delle forze che costituiranno il nuovo governo. Ma non si potrebbe anche pensare ad un nome che la destra, diciamo, non può rifiutare e che non ha le caratteristiche di apparire servile nei confronti di un disegno di Berlusconi? Non credo. Credo che le scelte andranno o nella direzione di un presidente che ridà il mandato a Bersani o nella direzione o di un presidente Ciuccio, che diciamo spinge per un compromesso PD-PDL. Chiamiamolo compromesso, che è più chiaro. Allora, subito dopo la pubblicità, Marco Travaglio demolirà, diciamo, l'80% dei candidati, diciamo, alla presidenza della Repubblica. Speriamo che ne salvi qualcuno. Comunque poi vediamo, Giulia, chi ha salvato lei dopo la pubblicità. Dicono che come al conclave anche al Quirinale chi entra papa esce cardinale, speriamo che sia vero, visti i nomi di certi papabili di grandi intese. Se fosse ancora Giorgio Napolitano, per esempio, il PD non ne può più, però potrebbe votarlo Berlusconi, perché sono 7 anni che lo salva dai guai. Ancora l'altro ieri Bersani voleva l'intesa coi 5 Stelle, diceva parole proibite come incandidabilità, ineleggibilità, conflitto di interessi, e riecco l'SOS Colle con l'elogio del compromesso storico, come se Moro e Berlinguer fossero paragonabili a Berlusconi e Bersani. Bersani ci è subito cascato, anche se aveva detto non ci casco mica, ti conosco mascherina, l'avrà visto a una gara di burlesque probabilmente. E poi Napolitano ha dato la grazia a un colonnello latitante americano, figuriamoci se non la può dare a un omino brianzolo che ancora non è scappato, presidente di larghe clemenze. Se fosse Paola Severino, da guardasigilli è riuscita a fare una legge anticorruzione che diminuisce le pene per la concussione, un miracolo, senza farsi sgamare, mentre queste cose quando le facevano Ghedini e Longo se ne accorgevano subito tutti. Sarebbe perfetta come presidente, anche perché è stata l'avvocato di Caltagirone, della Rai, della Fininvest, dell'Eni, dell'Enel, della Telecom, della Total, di Geronzi, di Prodi, di Rutelli, di Cesa, di Formigoni e perfino di Mussari, quello del Monte dei Paschi, ma poi si è portata avanti col lavoro e ha detto sì all'amnistia, e ne hanno tanto bisogno certi suoi ex clienti, ma anche uno che non è suo cliente non dispiacerebbe l'amnistia, potrebbe diventare suo grande elettore. Presidente di larghe intese, ma soprattutto di larghe imprese. E se fosse Gianni Letta, amico di Berlusconi, Craxi, Bisignani, Bertolaso, Pollari, Guarguaglini, non si è fatto mancare niente, quindi è gentiluomo di sua santità. Sarebbe un presidente di larghe spese e soprattutto di 7 chiese. Poi, se fosse Giuliano Amato, è stato evocato anche prima, lui di gentiluomini anche più di Letta ne ha frequentati, da Craxi in giù, ma lui è capacissimo a dimenticarli e soprattutto a farli dimenticare. Si è pure dimenticato tutte le volte che si è ritirato dalla politica, tornandoci subito dopo. Ha una collezione di poltrone che neanche divani e divani o il salone del mobile. Consigliere di Craxi, 4 volte deputato, 2 volte premier, 2 volte ministro del tesoro, 1 volta ministro dell'interno, presidente dell'antitrust, vicepresidente della Convenzione europea, presidente della Treccani, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, del Comitato dei Garanti dei 150 anni dell'Unità d'Italia, consulente della Deutsche Bank, consigliere di Monti per tagliare i costi alla politica che infatti non sono stati tagliati, e infatti ha scritto su Repubblica: sono offeso, non faccio parte della casta. Ecco. Se ora aggiungesse pure il Quirinale alla collezione, almeno risparmieremmo sull'emolumento, perché è già tutto pagato. Prende una pensione INPDAP da 22.000 euro e un vitalizio parlamentare di 9.000 euro, totale 31.000 euro al mese. Anche Grillo sarebbe felicissimo, perché la prossima volta con un presidente così forse non arriverebbe al 100%, ma al 50%, secondo me, ci arriva. Amato, presidente di larghe natiche. Se fosse Emma Bonino, sembra anticasta e invece è parlamentare da 8 legislature, sembra pacifista ma ha appoggiato tutte le guerre, dall'ex Jugoslavia all'Iraq all'Afghanistan, sembra antifascista ma pensate, nel 99 voleva fare un gruppo parlamentare in Europa
tecnico insieme a Le Pen addirittura. Sembra antipartitocratica e poi attacca i magistrati di Mani Pulite che hanno colpito Craxi per quelli che lei chiama errori, in realtà erano tangenti. Sembra liberale ma nel 94 si fa eleggere col meno liberale di tutti, e cioè Berlusconi, e non dice mai una parola contro i conflitti di interessi e contro la tortura, ma non risultano sue denunce contro la vergogna di Guantanamo e di Abu Ghraib. Sembra un outsider ma almeno una volta ha partecipato alle riunioni del gruppo Bilderberg, che non è proprio una roba per outsider, e poi almeno in questo è coerente, vuole l'amnistia per i detenuti, però potrebbe interessare a uno che non è detenuto ma ci tiene molto a non diventarlo. Presidente di larghe maniche, se fosse Romano Prodi, dicono, è divisivo, non è di garanzia, non è condiviso solo perché divide da Berlusconi, non garantisce Berlusconi e non è condiviso da Berlusconi, sarebbe un presidente di larghe malintese da questo punto di vista. E se fosse Massimo D'Alema, poveretto, sarebbe proprio ora, è una vita che ci prova, Berlusconi naturalmente ci prova a mandare D'Alema al Quirinale, però D'Alema anche stavolta sembra tagliato fuori, non tanto perché è finito il suo nome nell'ennesimo scandalo del caso Penati, questo semmai fa curriculum, no, perché stavolta il Quirinale sembrerebbe riservato proprio a un uomo di sinistra e quindi lui è un presidente di larghe discese. Se fosse Franco Marini, essendo un vecchio democristiano, lui è molto più a sinistra di D'Alema, poi vecchio si fa per dire perché ha compiuto proprio ieri solo 80 anni e fra 7 ne avrebbe uno in meno di Napolitano, quindi sarebbe perfetto anche saltando un giro e candidandosi la prossima volta nel 2020, presidente di lunghe attese. Violante è stato lanciato oggi, pensate, 20 anni fa era il capo del partito dei giudici, o così lo ritenevano, e oggi è stato lanciato da Cicchitto e dalla Russa, che sono soddisfazioni proprio a coronamento di una carriera. E se fosse Piero Grasso, lui ha già detto che per l'Italia è pronto a tutto, Presidente del Consiglio, della Repubblica, per la patria questo e altro, anzi basta, ma solo perché Ratzinger è già stato sostituito, presidente di larghe ascese e pretese. Se poi fosse Giancarlo Caselli o la Boccassini, ecco lì Berlusconi prenderebbe il primo elicottero per Hammamet, anzi bisognerebbe proprio organizzare un ponte aereo, tipo in quei film sulla ritirata degli americani dal Vietnam. Il problema è che se vince Caselli, poi chi glielo dice a Grasso? Lo troverebbero impiccato al campanellino del Senato, anzi negli studi di Piazza Pulita, perché qualcuno gli manderebbe un Twitter per dire: se devi suicidarti vieni a farlo nel nostro studio in esclusiva mondiale. Presidente di larghe inchieste. Se fosse Gustavo Zagrebelsky, qui entriamo nel regno dell'impossibile, perché Zagrebelsky tanto parla troppo di Costituzione e pare che addirittura l'abbia letta, il che è grave. Ha criticato infatti Napolitano per il conflitto con la Procura di Palermo, presiede una cellula eversiva denominata addirittura Libertà e Giustizia, è un tipaccio pericolosissimo e poi col cognome che porta e quella cultura sospetta c'è il caso che gli chiedano pure il permesso di soggiorno. Presidente di larghe sorprese. Se fosse Stefano Rodotà, anche Rodotà è un anziano black bloc di 80 anni, che non sa far altro che parlare di diritti delle minoranze, di laicità, di bioetica, insomma è già un miracolo se è ancora a piede libero. Presidente che dura un mese e poi lo avvelenano. Se fosse Gino Strada, si parla anche di lui, qua siamo proprio nel regno dell'assurdo, perché intanto farebbe saltare il sistema sanitario nazionale che è fondato sui soldi pubblici alle cliniche private, e poi sarebbe impossibile spendere 15 miliardi di euro per 80 F-35 che cappottano negli hangar direttamente, o addirittura dichiarare nuove guerre. Sarebbe un presidente veramente di larghe intese, ma di pace. E poi se fosse Silvio Berlusconi, ecco, questa è una soluzione che presenta innumerevoli vantaggi. Primo, finirebbero le polemiche sull'assenza di donne al Quirinale, perché lui ne porterebbe a Container. Avremmo il primo picchetto misto con i corazzieri con le tette della storia repubblicana. Secondo, grazie alle prerogative che il suo predecessore ha allargato fino a diventare una specie di re sole, potrebbe telefonare finalmente a chi gli pare senza essere intercettato, anche se l'intercettato è l'altro interlocutore. Terzo, ogni giorno avrebbe un legittimo impedimento per sfuggire ai processi senza doverselo inventare, magari direbbe: ho da fare in tribunale, non posso venire. E quarto, potrebbe addirittura abolirli i suoi processi dandosi la grazia da solo, perché c'è il potere di grazia.
giustizia dopo 20 anni che ci prova. Gli unici scontenti sarebbero gli avvocati Ghedini e Longo, che resterebbero tristemente disoccupati, ma potrebbe mandarli alla Corte Costituzionale a dichiarare costituzionali i decreti incostituzionali che lui nel frattempo sicuramente farebbero. Presidente, di larghe difese e anche un po' di offese. Beh, allora vatti a sedere così. Ma oh, ragazzi, succede qualcosa qui, eh? Buonasera. Abbiamo una presenza imprevista. Buonasera. Al nome di Berlusconi, avvocato da Travaglio, abbiamo con noi Francesca Pascale. Signorina, un momento. Un momento magico questo qua. Michele, che piacere! Mamma mia, che c'è là dentro? Una bomba! Ciao Michele! Prima di tutto grazie, buonasera a tutti! Buonasera! No, grazie veramente! Ma che c'è qua dentro? La prima cosa vi voglio dire grazie! Grazie perché voi avete fatto un servizio al mio ragazzo meraviglioso! Io vi gli avete ridato vita, capito Michele? Fatti una risata, Michele! Allora, ti ho portato le mozzarelle, questo per ammazzarci. Queste sono calde, queste delle sogni a Salerno, non ci stanno. Non ci stanno. Tu sei di Salerno. A Salerno sono meglio mozzarelle. Signori, questa è la festa dell'unità, non le trovate mica, eh? Non mangiate la festa dell'unità. Solo salsicce. Che bellissima, la salsiccia è buona, forse. Dov'è quel giornalista, quello lì? Eccolo lì, quello lì. Ma era giornalista del gossip. Ma quello sa tutto, ma come fa a sapere tutto? Non lo so, c'ha i suoi servizi. Sa tutto, per me, io ogni volta al mio ragazzo gli dico, amo, parlo piano che a Travaglio ci sente, perché quello sente tutto, sa tutto di tutte, è terribile. Ma com'è la situazione qui con il nostro... ragazzo, con mio come... ragazzo, sì, che con... è nostro, che lei mi piace, ma anche te, mio. Che fa? Come si comporta? Noi siamo benissimo a casa. Lui, sai che c'è? Che a casa lui c'ha l'argento vivo. A casa c'ha l'argento vivo. Ora non sta fermo un attimo. No. E che fa? L'altra sera, per esempio, stavo sul lettone di Putin, no? Stavo in camera da letto. Che c'è? Saluttone del lettone di Putin. A un certo punto, lui sempre in salotto con la luce accesa. Sì. Gli ho detto, amo, vieni a letto, spegni i cartoni, vieni a letto, che è tardi ormai. Allora niente, io sono andata piano piano in salotto, mica stavo vedendo i cartoni. Ma che? Quello stava lì sul suo quadernino che scriveva. E scriveva, dico, ma amore, che stai facendo? Che stai facendo? Dice, sto scrivendo le 8 proposte shock per l'Italia. Dico, scusa, invece di scrivere 8 shock, ti scrivi una intelligente, facciamo prima. Mannaggia. Comunque lui ha detto, ma no, si dice shock, però se scrive shock, capito? Se scrive shock. E insomma gli ho detto, che fai? Quindi mette, toglie limo 8 volte, che quello c'ha fantasia. Quello magari 8 volte, leva, metta, capito Michele? Fatti una risata, però Michele, essere triste. Ma io mi chiedo, ma quando state là pure parlate delle 8 proposte? Cioè, certo. Questa è la vostra attività. Parliamo anche di quello, il mio ragazzo si parla di tutto. Ma che stai scherzando, veramente? Tutte quante. Allora lui per esempio la mattina, no? Quando si prepara per andare al Monte Citorio, sì. Lui si prepara tutto bellino. Io pure gli do una mano, gli aggiusto la cravatta, gli metto a posto i capelli col pennarello e lo preparo e va al Monte Citorio. Capito così? Lui adesso si è fissato, però c'è un problema che si è fissato oltre al Monte Citorio, poi al Col. Ma io dico un po' di mare, mai, che io sono napoletana, capito? Soffoco, Michele, capito? Ma è importante questa cosa del colle, eh? È importante, capito? Adesso è fissato. Allora praticamente ha detto che non c'è problema, che lui vuole andare a fare il presidente. Mm-hmm. E che lei è contento perché si è fatto, praticamente si sveglia la mattina e lui decide quello che fare, no? Capito tutte cose? Allora la mattina si sveglia, lui fa una bella colazione con i frollini, si mette lì, si prepara, poi che fa? Lui a un certo punto prende e va al Monte Citorio. Allora abbiamo pensato per esempio la giornata tipo, no? Di quando lui sarà presidente, perché quello sarà presidente. Perché vi state preparando. E cioè ci stiamo preparando, io sarò fista lady, hai capito? È vero, che ridete, che le piacerebbe pure a lei questa fista lady, guarda signori. E invece sarò finalmente fista lady. E allora praticamente lui dice, si prepara, fa una bella colazione con i frollini, a un certo punto va con i suoi corazzieri, perché la prima legge che vuole fare è quella di fare i corazzieri non più alti di 1,50 m, pennacchio compreso. Certo.
perché sennò quello fa le foto, capite? Arrivi a ginocchia, non è caos, hai capito? Allora, praticamente lui va lì con i suoi corazzieri, sui mini pony, e va a fare l'inaugurazione. Va a fare l'inaugurazione di tutte queste grandi case, insomma, a Capriat, hai capito? Tutti questi centri commerciali che sta facendo l'inaugurazione. Taglie nastre, zac, zac, taglie nastre, capito? E lui si allena pure dentro casa, veramente. Adesso inaugura tutto dentro casa. L'altro giorno mi ha inaugurato il microonde, ha messo una fascettina e zacca ha tagliato. Poi con queste forbici, con le forbici in mano che corre. È pericolo. Detto, amo, con le forbici in mano non devi correre per casa. E ci compete quelle stondate, perché non vivo più. Perché non vivo. Visto che si agita dentro casa, adesso gli è preso che corre. Adesso è il periodo che corre. È così, capito, Michele? Insomma, è comunque una situazione molto bella. Siamo emozionati perché anch'io sarò fista lady, come ti ho detto prima, no? Capito? Andremo a vedere le partite della nazionale. Insieme, stringeremo la mano al capitano, capito? Conoscerò Barack Obama, Michele, che si chiama come a te. Ma con tutte cose private, io vorrei capire, lui cosa farebbe, diciamo, dal punto di vista politico, insomma, state facendo insieme, perché... Lui, t'ho detto, lui veramente c'ha le idee chiarissime. Perché la moglie di Obama gli dà dei consigli per quello che deve fare. Io e il mio ragazzo mi ci confronto, parliamo, la sera per esempio proviamo con Mariano il nuovo inno d'Italia. Ah, questo fa? Certo, queste cose vanno provate, ma scherzi, veramente. Questo è il programma politico. E questo è il programma politico, poi lui ha detto che veramente andrà a attaccare, per esempio, quando diventerà presidente, il quadretto con la sua foto in tutte le scuole, capito? No, dappertutto. Anche in tribunale, dice, ma volevate vedere in tribunale, eccomi qua, hai arrivato la foto, hai capito? Aspetta che... Ma hai fatto appoggiare le mozzarelle qui, hai pulito, sì, perché c'è stato il giornalista qua. Diamo una spolverata. Diamo una spolverata. Anche lì il Marco. Allora. Di solito è serio come uno schiappo a morte, non mi pare affatto. Non è vero. No, stasera arriva, è contenta. Angelina è sempre da essa, con succhiaie, si può guardare. Angelina, no, quando mi Citofono dentro casa. Casini. Ah, Casini. Uomini sono giornate che suona il campanello e trin. Allora lui non gli va, mi diciamo a me, amo il mio ragazzo, mi dice Francia, apri tu. Che se è Casini gli dici sì, ci interessa, però richiamiamo noi, capito? Lo sai come lo chiama? E lui lo chiama Alessi, perché tanto sempre a casa torna. Senta, ma ecco sì. Dobbiamo solo aspettare, quindi è sicuro che voi prendete possesso. Certo, prenderemo, conquisteremo tutto, siamo veramente contenti. E sarò fist lady, della Jrit che sarò fist. Sì, questo già sì. Già mi vedi, no? Che sto pronto. No, la perfetto. Sono perfetta, meravigliosa. Comunque, io già mi vedo, mi immagino, lo sai che cosa? Che mi chiameranno Clio Pascale. Sì, così per te. Clio Pascale, così la moglie del presidente. Fa più, suona bene. Suona Clio bene, Pascale, Clio Francesca Pascale. Pasquale. Certo. Clio Pascale più bene. È bellino. Comunque, insomma, questa è la nostra vita, siamo contentissimi. Anche perché adesso io farò queste. Sto studiando anche inglese. Sto per incontrare Michele Obama, capito? E mi dirà: Are you fist lady? Yes, I am. Anche se lo sappiamo dire. E abbiamo spicciato la pratica. Spicciato, sì. Veramente. Vabbè. E ci stiamo preparando soprattutto per il 2 giugno, per la parata. La parata militare. Che ci faccio per la Repubblica, certo, è festa. Ma vuole la pistola. Ma sei fissato che vuole la pistola per la parata? Vuole fare lo sceriffo? No. Il mio ragazzo dice: sì, voglio andare con la pistola. Ci mettiamo ghedini sul carro armato, facciamo la sfilata davanti al tribunale, la boccassina che resta a bocca aperta. Che la faccio. Capite, ghedini sul carro armato. Siamo tanto emozionati, ti mando tanti saluti. Che adesso sta a casa stasera, che ci sta guardando. Salutalo. Dobbiamo salutare. Ciao amore, hai visto con chi sto? Me lo tiene. Il bello deve ancora venire, quindi non staccasse dopo. Sta con la tata, però ti devo chiedere un favore. Veramente. Ti devo chiedere un favore. Ciao zia Angelina, che è fan tua. Sì. Angelina, allora se ci facciamo una foto insieme per il giornalista, zia sarebbe contenta se tu cantassi un pezzettino di canzone. Come era una mattina, mi sono svegliata. Ha già fatto. Ha già dato, è bello Michelone.
Va bene, allora mica grazie che mi aspettate. Grazie a te, grazie veramente a te. Salutiamo tutti quanti. Mi vieni da darti del tuo, anche se sei una first lady. Ma ci possiamo dare del tuo. Del tuo. Diamoci del tuo. Diamoci della pure senza che scendiamo. Grazie, grazie, grazie a Virginia Raffaele. Grazie mille per questa improvvisata. Grazie, grazie a tutti. Tanto. Sì, vabbè, andiamo a Travaglio. Vabbè, abbiamo un tempo perché la situazione, diciamo, si preannuncia dura per il seguito, quindi è bene prendercela un po' più allegramente nelle anticipazioni. Volevo chiedere, meglio a Cacciari, diciamo, questa cosa sulla quale lui prima è intervenuto, insomma, sui nomi, no? Cioè sul fatto che lui diceva bisogna comunque tener presente che il carattere, diciamo, che sta assumendo la Presidenza della Repubblica va già in direzione di una soluzione di tipo presidenzialista. Ora però occorre che lei ci spieghi bene questo, perché comunque è difficile in questo Parlamento, come cercavo di dire l'altra volta, far passare, diciamo, soluzioni forti, perché proprio perché c'è un equilibrio tra varie forze, quindi è difficile avere una soluzione comunque la possiamo pensare in merito di questo tipo. Allora, che cosa vuol dire questo? Sì. Vuol dire che dovremmo tenerne conto nell'individuare la personalità, cioè la personalità che noi chiamiamo a questo ruolo deve avere comunque la capacità di guidare il Paese, avere delle qualità forti? Beh, senza dubbio, ma comunque non è una cosa, non è una questione che si possa porre sicuramente all'interno di questa legislatura, che comunque è destinata a durare poco e comunque è destinata a produrre, temo pochissimo. È una questione di fondo. Se si discute seriamente delle riforme istituzionali che questo Paese dovrà affrontare, è evidente che l'esperienza di questi 20 anni indica con chiarezza che se si vuole tenere insieme questo Paese e nello stesso tempo procedere nel senso di una autentica riforma federalistica, nel segno della responsabilità, non nel segno della disgregazione attraverso queste comiche riforme fatte una volta dal centrodestra, una volta dal centrosinistra, che hanno soltanto sporcato la Carta Costituzionale. Ma se si vuole tenere insieme una prospettiva forte di unità nazionale e insieme una prospettiva di forte e autentica autonomia, si va necessariamente nella direzione e in un contesto di crisi radicale di credibilità e di autorevolezza delle forze politiche tradizionali, si va necessariamente nel senso, in questi 20 anni la prospettiva che si è indicata nei fatti è questa: un presidente forte. Ma un presidente forte non è un nome, un presidente forte significa una prospettiva presidenzialistica. Di questo finalmente anche alcuni commentatori, politologi seri, tipo Panebianco, eccetera, eccetera, stanno discutendo. Speriamo che si cominci a discuterne, ma è fuori discussione che riforme di questo livello non verranno assolutamente affrontate nell'ambito di questa legislatura. Allora, Giulia, intanto vediamo che cosa dice il nostro sondaggio, diciamo, dove ci ha portato nella sua seconda tappa. Cosa dice? Nella seconda tappa abbiamo preso i primi 7 sia della categoria dei politici che della categoria della società civile e li abbiamo messi in votazione fra loro per vedere chi vince fra politici e società civile. Quindi questi erano quelli scelti liberamente dal campione sondato da MG. Fate un nome, non abbiamo dato nessuna indicazione. Nessuna corretto. Indicazione, i nomi fatti liberamente dal campione. Vediamo allora chi hanno scelto fra la categoria dei politici. Quindi la categoria dei politici vede prima... Vince Emma Bonino fra i politici, seguita da Berlusconi, Prodi, Monti, Letta e Amato, e in questa categoria abbiamo escluso Napolitano, anche se era fra i primi 7, perché nonostante appunto Cacciari auspichi che sia presidente, però Napolitano sembra molto ha detto improbabile. Chiaramente basta. La società civile non ho spiccato che fosse presidente, aveva detto prima no, di Napolitano, ho detto che è irrealistico, no, ho detto che è irrealistico pensare a Napolitano come sì.
Per quanto penso anch'io, cioè assolutamente per quello che a me non ha detto Napolitano fino a questo momento, e infatti ha già darei detto chiaramente, quasi per scontato che lui questa soluzione la veda. È chiaro che chi la propugna vorrebbe vedere un consenso talmente forte da parte delle forze politiche che tutte insieme propongono Napolitano, poi Napolitano a quel punto non può dire di no, perché viene quasi, diciamo, indicato per acclamazione. Sarebbe un atto per un personaggio anche come Napolitano, sapendo quale fiducia lui abbia e quale ruolo abbia per lui l'istituzione con la I maiuscola, insomma, è pensabile che di fronte a un plebiscito delle parti politiche possa ripensarci, non lo so. Comunque, almeno chi desidera questo pensa a una cosa di questo tipo. Invece? Per quanto riguarda la società civile, vediamo allora quali sono state la votazione dopo la rosa libera di nomi. Il primo scelto fra la società civile è Umberto Veronesi, seguito poi da Benigni, Fo, Montezemolo, Della Valle, Margherita Hack e Zagrebelsky. Quindi abbiamo, diciamo, che la società civile indica Veronesi, la società politica indica Labbonino, e nell'ultimo turno ci dirai tra i due chi viene scelto. E questo sistema, Michele, è anche quello che Grillo ha adottato. C'è qualcosa da dire a Battiato, tu? Allora, appunto, questo sistema è quello che il Movimento 5 Stelle sta adottando proprio per scegliere il Presidente della Repubblica da votare. Il problema è che questa voglia di cambiamento che c'è, se poi rimane stretta nella mancanza di dialogo con le altre forze politiche, non porta poi a un risultato concreto. Ad esempio, per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica, i numeri parlano chiarissimo, perché c'è stato l'incontro fra Berlusconi e Bersani. Se i due dovessero raggiungere un accordo sul nome del Presidente della Repubblica, potrebbero farcela già al primo turno, perché per quanto riguarda l'elezione ci vogliono 657 e loro li superano di gran lunga questi voti, perché raggiungerebbero insieme 760 voti. E darebbero un'indicazione politica fortissima, peraltro, in questo modo, no? E il rischio è che questa operazione bellissima, rivoluzionaria del Movimento 5 Stelle di far scegliere ai cittadini un candidato rischia di essere un puro esercizio di stile, perché si scontra con la realtà della politica, che è fatta di numeri, che è fatta anche di dialogo con le diverse forze politiche. Allora la mia domanda è, per fare politica, nel senso come lo intendono giustamente i 5 Stelle, servizio ai cittadini, una politica onesta, non c'è il rischio che si scontri che questa purezza ricercata poi venga sacrificata, nel senso che sull'altare della purezza poi i risultati non vengono ottenuti e vengono sacrificati in nome di una purezza che però non raggiunge risultati e non porta quindi al cambiamento auspicato? Non ci siamo abituati a domande di questo tipo? No, voglio dire, non siamo abituati. Abbiamo lasciato talmente tanto spazio a questa classe politica, ma talmente tanto, che sono entrati in tutti i campi. Cioè, la politica è entrata anche nella SIAE. Cosa c'entra? Mi devi dire. Società, è una zona degli autori. Artisti, quella lì, è una società, no? È in tutti i campi, ma dico in tutti i campi. Per fare un sovrintendente ci vuole il politico. Alla Scala, fortunatamente, c'è Pisapia come sindaco di Milano. Mi auguro che gli funzioni questo scherzo di dire chiunque può concorrere a fare il sovrintendente alla Scala. No? Fino a ieri tutto era un trucco. Quello mette quello. Ci sono dei teatri in Italia da 35 anni condotte sempre dallo stesso tipo, che fa quello che vuole. Hanno mogli che prendono soldi senza far niente, praticamente. È chiaro? Allora, dobbiamo cambiare questo Stato. Cioè, uno deve dire, ma hanno messo le radici talmente in profondità, quando sono stato a vedere certe assemblee, no? Hai un senso di sgomento. Trovarti di fronte a una fauna simile che ti considera un nemico, no? Immediatamente. E bisogna cambiare. Ma se per cambiare è necessario il dialogo?
magari anche, non dico scendere a compromessi, però per esempio per il governo uscire dall'aula sarebbe chiedere troppo? Se non si riesce a tagliare, si tratta secondo me di 100 persone come massimo, va bene? Se non si tagliano questi qui, che sono capaci appunto di, per 1 milione di euro di votare per chi vuole quello che ti paga, non potrà più succedere niente, è impossibile, perché avrai sempre qualcuno che per 10 voti può completamente... Ma posso fare un'obiezione, poi capire se Cacciari anche su questo ha un'opinione, no? Allora, secondo me il motivo per cui questo compromesso non avviene è anche un altro, e non è per niente nuovo. Cioè, tiro qui una cosa che non farà felice Casaleggio, ma è quello che io penso. Allora, da una parte ci sono le urgenze che venivano dette prima del Paese, no? Per cui anche nella base del Movimento 5 Stelle c'è una voglia di trovare finalmente un governo che possa servire e disponda, se non altro, alle rivendicazioni che loro vogliono portare. Quindi loro non si dovrebbero compromettere col governo, perché lo devono semplicemente far nascere, poi il governo presenta i suoi provvedimenti al Parlamento e loro, se sono d'accordo, li fanno passare, se non sono d'accordo non li fanno passare. Allora, da questo punto di vista è quasi l'ideale, diciamo, di quello che loro ci hanno spiegato debba essere oggi la politica, no? Perché se io condivido una cosa, dico sì, e se non la condivido, dico no, e impedisco che questa cosa si faccia. Allora, secondo me, perché loro non vogliono che parta questo famoso governo Bersani? Perché? Non vogliono che parta, dire questa battuta, sì, che magari è stupida, ma rovescia al maschile la famosa battuta di Battiato. Perché se loro lo fanno passare, questo governo Bersani, e questo esperimento non riesce, loro sono comunque politicamente responsabili. Quindi, paradossalmente, noi siamo sospesi tra i maiali, per mettere al maschile la frase di Battiato, e le vergini. Cioè, da una parte ci sono i maiali, dall'altra parte ci sono le vergini, diciamo, Grillo e Casaleggio, che ci impediscono... No, di vedere che succede. Scusa, perché non si può... No, sentiamo Cacciari e poi Battiato su questo, perché è un punto importante da chiarire a chi ci ascolta. Si è risposto, Santoro, è evidente. Loro vogliono far partire Bersani, che lo vogliono farlo partire sicuramente, senza pagare dazio, rimanendo vergini. Vogliono che questo matrimonio avvenga, ma garantendo la loro verginità. Perché sanno benissimo che una volta che entrano nel gioco politico, bello, brutto, quello che è gioco politico, tecnicalità politica anche, non dimentichiamocelo mai, no? Non è che il dentista o l'avvocato per natura sia meglio del politico a fare politica, ecco. Una volta che entrano lì, Grillo sa benissimo che a quel punto sono finiti. Ma ci vuole anche meno, bastano 4 mesi di stipendio, come continuo a dire, e questo lo sa benissimo anche Bersani. Ed è per questo che voleva il mandato da Napolitano, ma poteva Napolitano, al di là delle battute di Travaglio, poteva Napolitano in fine di mandato, qualunque sia il giudizio che dai su questo mandato a un Presidente della Repubblica, arrischiarsi di fare una figura di, lasciamo perdere, tale per cui Bersani poi al Senato puta a caso che non prendesse la maggioranza? Poteva farlo Napolitano un rischio simile, al di là di ogni altra considerazione? Una figura di parte, no. Diciamo, in fine mandato. Il prossimo presidente potrebbe anche farlo, se è Prodi lo farà sicuramente, se è un altro presidente dubito altamente. Allora, Battiato. Ma comunque, poi tra l'altro c'è anche, scusa, una battuta rapidissima, c'è anche una questioncella che non si dice. Non è che quello di 5 Stelle, lasciamo perdere gli altri partiti, magari ne parliamo poi, ma non è che quello di 5 Stelle sia un programma, ma vogliamo scherzare con quello che sta succedendo oggi nel Paese, occupazione, politiche industriali, riforme istituzionali, diciamo che è un programma, ma vogliamo prenderci in giro, Sono quelle le urgenze, hanno una politica fiscale, ci dicono, lotta all'evasione, è una politica fiscale, ma vogliamo ridere?
con una crisi del genere nel paese, ci vuole un grande New Deal, grandi opere pubbliche, queste le opere pubbliche utili, non utili, a seconda di quello che gli passa per la capocchia loro. Ma non prendiamoci in giro, è un movimento di protesta, è un sintomo gravissimo da ascoltare di una situazione disastrosa anche dal punto di vista politico istituzionale, ma non prendiamoci in giro che il Movimento 5 Stelle è una forza di governo e c'ha uno straccio di programma. Eh beh, Battiato ci è andato vicino però, no, Massimo, a verificare voglio dire, questa verifica. Ma questi 20 anni, ma dico, hai presente quello che hanno fatto? Ma ce l'hai presente? Hai perfettamente ragione. Ma allora, Battiato, hai perfettamente ragione, ma lo dico. Ma figurati, dico, ma la denuncia è sacrosanta, ma la denuncia è sacrosanta, figurati se difendo questi 20 anni sciagurati. Non è stato fatto assolutamente nulla, voi che non lo sappia, lo so bene, lo so, ma, lo so. Ma dare credito allora, che loro abbiano programmi alternativi rispetto vediamo, a quello sentiamo. Che non è stato fatto finora. Vediamo delle scene in continuazione che sono degne dei Soprano, delle mafie dei primi del Novecento in America, no? Vedi questi che camminano con le scorte, all'estero io non ho mai visto niente di simile. Sono dei boss proprio, va bene? Allora, no, scusate, consideriamo che uno è proprietario di un appartamento all'interno di uno stabile, va bene? E allora dice, chiamiamo un avvocato che possa fare l'amministratore, no? Questo arriva, dopo qualche anno, questo dice, questa casa è mia, tu vai fuori e non conti più niente. È successo questo all'Italia. Perché loro dovrebbero essere al nostro servizio. Tu hai mai visto qualcuno se si ferma per strada quando li intervistano? Loro si credono dei padri eterni, perché sono immuni. Oramai hanno conquistato tutto e se non li prendiamo a bastonate, in senso metaforico, perché non accetto... È meglio precisare. Meglio precisare. Senso metaforico. No, anche perché, devo dire, anche quella è stata una... non penserei mica... Che poi... No, ma ci arriviamo. Allora, no, ma no, volevo dire una cosa alla Madia. Fermo restando che questo ragionamento che fa Battiato è molto in sintonia con una gran parte dell'opinione pubblica, ma se questo esperimento fallisse e se il Movimento 5 Stelle non ne ricavasse tutti i vantaggi che spera di ricavarne, il risultato sarebbe il contrario. Cioè sarebbe il fatto che gli spodestati, perché in questo momento si devono parare, devono arrivare in Parlamento e devono stare tutti un po' più tranquilli rispetto a prima, eh? Cioè certe superbie vanno ridimensionate. Dopo elezioni che ne riconfermassero la centralità, beh, questi riprenderebbero vigore, anzi sarebbero ancora più arroganti di prima. Non c'è questo rischio? Ma se, diciamo, rischio... No, io la vedrei invece più in positivo, cioè una contaminazione positiva. Quello che a me sta deludendo fortemente dell'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, che poi insomma gli eletti forse farebbero anche altro, ma poi arriva un tweet da Casaleggio o da Grillo e cambia tutto, è che proprio perché io riconosco in quel voto, Cacciari diceva è un voto di protesta, io direi sia un voto di protesta ma è anche un voto di speranza. Tanti giovani hanno votato Movimento 5 Stelle cercando in quel movimento di riaccendere un fuoco e una speranza che non capivano più dove dovevano andare a trovare. Quindi è questa la contaminazione secondo me che noi dobbiamo prendere. Rilevando però che quel movimento che si presentava e si presenta come nuova politica, di fatto si sta comportando come la peggiore politica, come la più vecchia e contaminata politica, perché sta ragionando soltanto con la tattica e senza alcun senso, non voglio neanche dire del paese, perché un termine che ormai è abusato, si dice sempre il senso del paese, ma senza alcun senso delle cose concrete che lei prima diceva. E che voglio poi dopo farle vedere una cosa che mi ha, diciamo, anche, molto colpito. Perché abbiamo commentato forse troppo poco quel bellissimo servizio. No, no, bellissimo, ma ci dobbiamo. Abbiamo un ritorno che è ancora più drammatico, per cui guardi, ci arriveremo a questo aspetto qui. Sei rapida. Rapidissima. Ma conterà proprio niente il fatto che in campagna elettorale quelli di 5 Stelle hanno detto noi non daremo nessun sostegno ai partiti,
come, esattamente come conta niente il fatto che Berlusconi ha detto noi combattiamo i comunisti e adesso non vede l'ora di allearsi con i comunisti? E il PD ha fatto una campagna elettorale dicendo noi ci alleeremo con Monti e adesso chiede addirittura i voti alla Lega. Dopo avere inciuciato con tutto l'arco costituzionale a cominciare dal 5 Stelle, cioè siamo sicuri di sapere quello che vogliono gli elettori di 5 Stelle e non ce ne frega proprio niente del tradimento continuo che si fa agli elettori del centro-destra. Però ve lo pongo come tema da discutere dopo. Mi faccio dire una cosa, Travaglio, non posso è un sostegno ai partiti che darebbero, un sostegno all'Italia. Gli avete chiesto di sostenere il governo Bersani, non il governo Rodotà. Il tema... Gli avete chiesto di sostenere il governo Bersani. Il tema è questo, il tema è questo, è benissimo quello che dice Travaglio. In campagna elettorale i 5 Stelle hanno detto che non avrebbero appoggiato nessuno. Sono gli unici. Quindi da questo punto di vista sono fedeli al loro programma elettorale. Il punto che si pone è che non si è realizzata la situazione politica che loro prevedevano. Cioè non si è realizzata la situazione nella quale loro potevano svolgere quella funzione di controllo del Parlamento che loro prevedevano di poter fare. Di per meglio dire, si potrebbe realizzare se il PD e il PDL si alleano. Quindi paradossalmente Grillo sta tifando perché PD e PDL si alleino, ma non cadremo non nella tattica di Grillo che non vede l'ora di vederci al governo con Brunetta e Sacconi. Bisogna vedere se accade, ma se non accade, una proposta che non se possono non accade, rifiutare. Se continuate a proporre i Bersani, ovvio che vi rispondono a per ma la conseguenza che dovrebbe avere il Movimento 5 Stelle è dire basta, si va a votare. Non può dire fate il governo PD e PDL, perché questa è una cosa mi pare eccessiva. Cioè, Grillo può dire andiamo a votare, vediamo se noi prendiamo il 50%, ma non può dire fate il governo perché tanto avete già deciso PD e PDL. Questo in questo momento sulla scena è un elemento politicamente contrastato, cioè una parte del PD che magari lo deciderà il prossimo Presidente della Repubblica. Lo farà il prossimo Presidente della Repubblica, questa valutazione intanto facciamo... Deciderà il prossimo Presidente della Repubblica se fare il governissimo o fare il governo di minoranza Bersani. Non è che il prossimo Presidente della Repubblica è Dio, quindi deve tenere conto sempre di quello che dicono anche gli altri. Deciderà. Però l'ho scelto bene. Cioè, le obiezioni ci sono tutte sul campo. Allora, fermatevi qui, devo dare fra poco quella famosa intervista che ho annunciato all'inizio, che è in due parti. Una prima parte parla di Rubbi, per completezza, diciamo, la persona che parla, che denuncia con una forza mai adoperata prima da adesso, perché è vero che certe cose le aveva dette qua e là, ma qui ci mette la faccia e quindi si espone a tutto ciò che può conseguirne sotto il profilo legale, quindi Ghedini sta già lì col suo blocchetto di appunti, quindi possiamo immaginare. Però io devo aggiungere che, oltre a essere stato un uomo di quel mondo, perché è stato agente di varie persone che vengono citate anche da lui, insomma, è stato un agente di quelli che lavoravano in quel mondo lì, è stato anche processato per sfruttamento della prostituzione, però è uscito prosciolto da questo processo. E comunque è praticamente immerso in quel mondo dal quale è uscito anche con una bancarotta, cioè diciamo la sua agenzia è poi fallita. È fallita, una bancarotta semplice, non una bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice. Questo è il quadro del personaggio. Subito dopo la pubblicità lo sentirete intervistato da Sandro Ruotolo. In Messico, scusa, non potevi tornare. Perché sei andata in Messico se volevi essere ascoltata? Oggi, dopo aver sopportato tante cattiverie, sono qui a chiedere di essere sentita. La colpa della mia sofferenza è anche di quei magistrati che, mossi da intenti che non corrispondono a valori di giustizia, mi hanno attribuito la qualifica di prostituta, nonostante abbia sempre negato di aver avuto rapporti sessuali a pagamento e soprattutto di averne avuti con Silvio Berlusconi. Quando l'ha conosciuta? L'ho conosciuta perché io avevo fino a pochi mesi fa l'ufficio in Viale Monza numero 6 a Milano e di fronte a me, in Viale Monza numero 9, c'è tuttora l'ufficio di Lele Mora.
e di fianco Viale Monza 7, l'ex ufficio di Fabrizio Corona. Quindi il triangolo di Vallettopoli. Ecco, il triangolo dello spettacolo prima e di Vallettopoli poi, perché tutti e tre fummo inquisiti per Vallettopoli. Lei è stato inquisito per induzione alla prostituzione? Sì, nei confronti di Barbara Guerra. Inquisito con 4 giorni di arresti domiciliari e poi prosciolto. Lei ha portato, diciamo, al TG4 le famose meteorine. 4-5 anni sicuramente il mio rapporto col direttore Emilio Fede era molto stretto e di conseguenza tantissime ragazze che hanno fatto o che non hanno fatto le meteorine, perché ad esempio Maristel Garcia Polanco e Barbara Guerra io le portai da Emilio Fede a fare il colloquio, però poi in quel caso non furono mandati in onda. E quindi ha conosciuto Rubbi? Sì, perché avendo questo rapporto stretto col direttore mi sono avvicinato, come spesso facevo, abbiamo chiacchierato, vidi una ragazza molto bella e prosperosa dietro di lui. Era il mio lavoro fare l'agente televisivo, quindi se vedevo una bella ragazza, non per malizia e non per interesse personale, ma la volevo per la mia agenzia perché poi la potevo proporre ai casting. Casting del Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, dei Non Famosi o quello che poteva essere. Di conseguenza chiesi al direttore se potevo gestire quella ragazza. Fede mi disse che la Sicula, usò questo, mi ricordo io risi perché usò questo nomignolo, la Sicula, la conobbe... Per Rubbi. Rubbi, sì. La conobbe in un concorso di bellezza e che... La chiamò e la fece venire a Milano per gaudio, quindi per divertimento, per cene, per stare insieme, in quanto, ahimè, era minorenne. E quindi come minorenne non avrebbe potuto lavorare in televisione né avere un agente. Certo. Però c'era Lele Mora, quindi in questo caso Lele Mora con Emilio Fede avrebbero gestito il discorso Rubbi. E lei in maniera molto arrogante, era molto sicura di sé, mi disse, mi chiamò Chiesa, perché gli spiegai che facevo l'agente televisivo, gli artisti che rappresentavo, anche per darmi un certo tono, insomma. Mi chiamò Chiesa e mi disse che guardi, io ho già Lele Mora, Emilio Fede e Silvio Berlusconi che si stanno occupando di me, siccome sono minorenne, e quindi tutte e tre sanno che sono minorenne. Quindi Berlusconi sa. Perfetto, non posso fare nulla, quindi non posso nemmeno lavorare con te, quindi per dire lasciami in pace. Io sto qua perché mi pagano la casa, mi danno i soldi, mi fanno divertire e poi concluse dicendo scopata più, scopata meno, ormai, come per dire, sono partita, vado. Rubbi ha detto che non ha mai avuto rapporti sessuali con Silvio Berlusconi. Rubbi davanti al tribunale ha detto tante fesserie per proteggere se stessa e il presidente. Quando la incontrai una seconda volta, sempre sotto casa di Lele Mora, io spiegai a Rubbi che ero stato l'agente di Noemi Letizia. E spiegai, ridendo a Rubbi, cosa Noemi raccontò a me, anche particolari piccanti. È normale che se io racconto che Noemi ha fatto A e B, se Rubbi non ha fatto nulla, sta zitta, ma se Rubbi ha fatto, mi ha raccontato, anche perché è una ragazzina. Io ho 40 anni, forse riesco un attimino a interloquire meglio con quella ragazzina. Che cosa le ha detto Rubbi? Mi disse che era sua prassi, quando andava da Berlusconi alle cene, avere rapporti ed essere pagata. Perché... Io tornai alla carica e le dissi, guarda che se vuoi ho un residence dove metto delle ragazze che lavorano per me e ti possono ospitare, quindi non paghi l'affitto. E lei mi disse, io stasera vado a cena, prendo, stasera, quando andrò a cena, non so se era quella sera, prendo 5.000 euro a me dell'affitto che mi offri tu, non me ne frega niente. Ma sempre col sorriso sulla bocca, non è che mi offendeva, ma era strafottente. E lo faceva perché sarebbe... nel momento in cui diventava maggiorenne avrebbe lavorato in televisione e poi perché prendeva i soldini, li chiamava soldini, che gli servivano per le sue spese di vita. Ma lei queste cose che ci sta dicendo le ha dette ai magistrati? No, non le ho dette ai magistrati perché non sono mai stato convocato, forse non sanno nemmeno che io le so queste cose. Diciamo che per... E perché le dice a noi? Le dico a voi perché ci sono state tante situazioni... in questi ultimi mesi che mi hanno stancato. Non è che lo dice per motivi, no? Motivi. Che non lavora, che... Ma non ne ho motivi. Ha avuto, no? No, io ho avuto problemi, ho avuto problemi economici, ho avuto una vita strana, io dalla Ferrari passo la Fiat Uno in maniera molto veloce, ma è una mia scelta di vita ed è questa. Bancarotta, no? Ho avuto un problema di fallimento, sì, semplice, non fraudolenta. Ma grazie a questa bancarotta, grazie a questo mio lavoro, grazie a queste mie cene, grazie a questi miei giri in aerei privati, grazie a tutto quello che io posso dimostrare, basta vedere, andare su Google e citare il mio nome, che io posso dimostrare ad essere credibile ciò che dico. Se io volevo essere pagato, siccome quello che so lo posso provare, non penso che avrei difficoltà a non essere pagato da qualcuno. Ma lei dice Rubbi mi ha detto che faceva sesso. Uno può dire,
Ha una faccia credibile questo ragazzo, quest'uomo, crediamoci. Ma se io racconto che ho visto Ruby perché era col direttore Emilio Fede e lo si può dimostrare, non so, da un tabulato, da un telefonino che fosse lì, ma non sta a me dimostrarlo, ma chi vuole può farlo. Che il direttore lo conosco da 10 anni, e questo basta vedere i video su YouTube, basta vedere i miei messaggi, ma lo sanno tutti che sono amico del direttore Emilio Fede. Che di conseguenza ho parlato con Ruby perché ero lì col direttore e c'era anche Ruby. Ci sono delle persone che mi hanno ascoltato e sono persone attendibili, di cui una attualmente vive a Santo Domingo e non l'ho più sentito. Potrebbe anche dire il contrario se ha cambiato idea. Quando ho visto Ruby, Karima Rubacuori, davanti a un tribunale di Milano, a dire delle bugie, vestita come una star, senza rispondere alle domande, quando se voleva rispondere ai magistrati non andava in Messico a divertirsi, non ce l'ho più fatta. No, io farei una cosa, sentirei anche subito il seguito, così facciamo prima, nel senso che ci togliamo il pensiero. Sentiamo anche quello che ha detto dopo, perché giustamente Marco tu ricordavi che c'è un elemento di fondo da tenere presente, no? Che non è tanto quello che ha fatto nella sua vita privata Silvio Berlusconi, ma sono le bugie che sono state dette pubblicamente. È qui che si gioca, diciamo, la partita. Se dette è stato detto la verità dire. Oppure se sono state dette bugie, così è corretto. Dette e fatte dire, insomma. Poi lì c'è anche il problema dei minori e quindi lì, diciamo, c'è un'ulteriore complicazione oltre a quella delle bugie. Sentiamo. Era agente quando si sarebbero svolti i fatti? No, ero agente prima, perché dal 2007, dopo Vallettopoli, io ho preso le distanze da queste ragazze, non da un punto di vista umano, ma da un punto di vista professionale, perché se sono inquisito per induzione alla prostituzione con Barbara Guerra e io porto Barbara Guerra a cena da Berlusconi, sarei inquisito ancora nel processo Ruby 2 e col precedente io non sa nulla. Io so perché mi hanno parlato queste ragazze quando le ho incontrate. È normale che, ripeto, io Maristel Garcia Polanco, a cui voglio tanto bene, l'ho conosciuta nel 2001. Stava facendo una sfilata con me a Livorno. Ci ha fermato la polizia, non aveva il permesso di soggiorno. L'hanno rimandata a Santo Domingo. Era in macchina con me. Ho dovuto aiutarla a Santo Domingo. Si è fatta mettere... ha avuto una gravidanza. È partita col bambino ancora nella pancia, ha partorito in Italia e quindi non è più tornata a Santo Domingo, è rimasta in Italia e si è regolarizzata. E l'ho aiutata con la babysitter, con la casa, l'aiutavo a trovare il fidanzato, nel senso che molti imprenditori, all'epoca miliardari, vabbè, che io conoscevo, quello, per dire, ma questo discorso di Maristel vale per tutte le altre obiettivi che conosco. Però, quindi lei non sa nulla di quello che è successo. Ma quando le ho incontrate, serate del Bunga Bunga. Non so nulla perché non c'ero. Ma quando incontro una ragazza come Maristel Garcia Polanco, se io ho un rapporto umano come quello che le ho reso contatto, e soltanto io lo posso avere, dubito che c'è qualcun altro. O con Barbara Guerra, addirittura sono inquisiti per Vallettopoli. Secondo lei non mi dice la verità? E che cosa le hanno detto? La verità è che le hanno pagate per stare zitte. La verità è che alcuna di loro, ma qual nome non lo faccio, per rispetto a loro, perché stanno ancora trattando per avere una buona uscita più alta. Oltre i 2.500 euro che stanno percependo, alcune di loro cominciano ogni mese che i 2.500 euro sono pochi per andare in America a farsi le unghie e divertirsi. E poi leggono le cifre: Trevaini 850.000, quell'altra 1 milione di euro. Di conseguenza, ok, noi stiamo zitte, però vogliamo di più, perché anche se non c'è il processo c'è sempre la stampa. Ma queste qui, non diciamo chi. Che le hanno detto invece? Mi hanno detto che sono state, che hanno avuto rapporti sessuali con Berlusconi, che hanno fatto il Bunga Bunga, che il Bunga Bunga consisteva nel scendere in una stanza dove tra balli della dance, burlesque non come l'intende Berlusconi, burlesque perché erano mascherati, ma poi si spostavano e si finiva. Quindi queste cose che sto dicendo, se un italiano le sente, mi può dire che sono pazzo? No, al massimo sorride, ma prima che parlano... Può millantare però. Posso millantare, ma prima che le ragazze raccontano tutto ciò perché non sono state pagate alla stampa, lo racconto io, che non ho preso soldi. Io posso essere un fallito, posso essere l'ultimo della specie umana, posso essere quello che volete, ma io voglio che l'Italia migliori come sto migliorando io, perché mi hanno costretto a migliorare. Allora la domanda è su Noemi. Io ero l'agente di Noemi. Io ho mandato la mail a Ballando con le Stelle per proporre Noemi Letizia, poi logicamente in quel caso non l'hanno presa. Io ho organizzato 20-30 serate in discoteca, di cui una decina al Jet Club di Cermenate in provincia di Como, con Noemi Letizia. Io ho avuto un articolo su Repubblica in cui è uscito Chiesa Soprani, l'agente delle prostitute e l'agente di Noemi Letizia, riportando la mia inquisizione a Vallettopoli di anni prima, ma sembrava
che quel giorno fossi stato inquisito. Infatti poi il giornalista fece anche un articolo di rettifica, mi chiese scusa. Quindi tutte queste cose sono vere. Perché devo aggiungere che Noemi mi ha raccontato una cosa se non fosse vera? Ma che motivo c'è? Al massimo sarei andato da qualcuno, avrei detto, visto che sono molto credibile e posso aggiungere A e B... Pagami il silenzio. Ecco, visto che ragazzine che non sanno nulla vengano pagate tutti i giorni. Ma io questo non l'ho fatto. Che fine ha fatto Noemi? Si gode i soldi che si è presa, immagino, nulla. Io ebbi il numero, se non mi sbaglio, da Emilio Fede, dal direttore Emilio Fede, chiesi il numero, la chiamai, gli pagai l'aereo, io come agente pagai l'aereo a lei e al padre. Vennero in studio da me, papà disse che aveva già preso informazioni su di me ad alti livelli, che giustamente sapevano chi ero perché mi conoscevano, e quindi andava tutto bene. E mi disse, guarda Francesco, non mi interessa il discorso economico, in quanto chi di dovere, e uscì il nome di Berlusconi, ci ha già pagato. E mi disse 1 milione di euro, ma non perché era 1 milione di euro. Il tono come di voce... Dire? Sto a posto. Sto a posto, potevano essere 500.000 come 5 milioni. E quindi che dovevo seguire la figlia da un punto di vista professionale, non economico, quindi di fare le serate in discoteca come proponevano altri artisti a 2-3 mila euro in continuazione, non gliene fregava nulla, voleva delle proposte di lavoro e poi certo se c'era qualche modo di arrotondare a livello economico per la bambina, come la chiamava lui, per le sue piccole spese, ben venga. E io così feci, con Noemi non feci delle serate in discoteca perché le trovavo di bassa lega per lei, visto che era un personaggio in quel momento molto ricercato dai giornali. Chiusi una collaborazione con un locale di Como in cui Noemi, questa è la mia idea, risultava come direttrice artistica e tutti i venerdì era al locale. E quanti venerdì faceste? E una decina, penso. E quanti soldi prese? Se non mi ricordo mai, 2000 euro a venerdì. A venerdì, sì. Quindi parlando mi disse Noemi di come conobbe il premier e mi spiegò che quando era minorenne a Roma ci fu un rapporto consenziente. Quando era minorenne, c'è una persona che lavora con me da una decina di anni, che era in macchina con noi perché gestiva gli incassi della serata. Cioè, questa persona era in macchina, tra l'altro stemmia perché non beve, di suo, quando Noemi mi ha raccontato queste cose. Da un certo punto di vista, quello che io sto dicendo mi fa male, perché sto tradendo la fiducia di una persona che mi ha raccontato un segreto. E quindi uno si può domandare perché questa persona viene in TV a raccontarci un segreto. Perché questo segreto non fa male a Noemi, questo segreto fa male agli italiani. Di conseguenza non voglio che l'Italia venga governata o comunque gli italiani non si rendano conto di chi è una persona invece che un'altra. Non si va al compleanno di una minorenne. Al di là di tutto, se tu sei presidente di uno Stato, non vai al compleanno di una minorenne. Ma era amico del padre. Non era amico del padre. E siccome io questo lo so, lo voglio dire agli italiani. Italiani, non era amico del padre. Domani mi minacciano, domani mi sparano, domani mi... Sono contento così. Che dice lei? Lei. Buonasera. Ma abbastanza scioccante come cosa, insomma. Sicuramente sì. Ma è facile dire. Beh, insomma, sì, sicuramente sì. E niente, mi lascia molto perplesso sicuramente questo argomento. Sono cose che avevo già visto, comunque sulla quale mi ero già un po' informata. Sembrano notizie da un altro mondo, no? Sì, innanzitutto, no, infatti, un mondo un po' così. Un mondo che abbiamo alle spalle, cioè che adesso invece diciamo, si rivela tutta la fragilità di quel mondo, al di là diciamo, della verità, della menzogna, si vede che c'era un castello, no? Di carte che è caduto. Certo. E sotto questo castello di carte oggi c'è la realtà di una crisi economica devastante, diciamo, dove la gente alle prese con la necessità di trovare una soluzione per campare. Sono pienamente d'accordo, sì. E nella sua vicenda, diciamo così, c'è stata un'evoluzione oppure... No, nella mia vicenda non ci sono state evoluzioni dall'ultima volta che io sono stata qui da voi, sono rientrata a lavoro, sto lavorando, però non c'è stato nessun tipo di evoluzione, non ho più sentito niente, nessuno.
Assolutamente, tutto fermo. Cosa vorrebbe dire lei a Battiato, che ha avuto, diciamo, quella battuta per la quale si è dovuto poi dimettere da assessore? È stato proprio cacciato la mattina alla sera per aver avuto questa battuta sul Parlamento di T, diciamo, puntino puntino. Ma io ho seguito comunque molto questa vicenda, secondo me ha comunque utilizzato dei termini poco appropriati, nel senso che le parole sono come delle pietre, no? Che vengono scagliate, un po' come è successo anche a me. Però fondamentalmente io quello che credo è che si poteva trovare anche un modo più elegante per dire una verità, perché per l'appunto, come stava dicendo anche lei, tutto quello che ci sta attorno oggi è frutto comunque delle bugie che abbiamo ascoltato per anni, quindi anche ora secondo me di guardare un po' alla realtà dei fatti. E la battuta che il signor Battiato ha fatto è riferita alla politica in generale, secondo me è stata formulata in maniera sbagliata, però comunque sia è fatto è vero. È stata riportata male. Guardi, io credo che lei abbia fatto una metafora dove intendeva dire che il sistema è corrotto, quindi corrotto nel senso che i nostri politici, quasi non generalizzando tutti ovviamente, però tanti dei nostri politici sono comunque corrotti, quindi parlando comunque di pari opportunità sia di donna che di uomo, la donna può essere venduta sotto un certo punto di vista, l'uomo si può vendere sotto un altro punto di vista, può vendere comunque la sua dignità, perché comunque è dura da dirsi, però la politica è fatta di tante donne che sbattono le ciglia e di tanti uomini che abbassano il proprio capo e dicono sempre sì, quindi sono alla stregua comunque sia, assolutamente. Per cui io lo condanno un po' per il modo in cui l'ha detto, però la sostanza di quello che ha detto riferito alla nostra politica attuale sicuramente rispecchia un ambiente dove comunque sia quello politico, perché comunque nel politico si aggira poi il potere, sia in quello... C'è un solo modo per dire queste cose, non ce ne sono due. Uno solo. Io avrei detto un po' più corruzione. Basterebbe guardare, non so, vi è arrivato quel filmato lì? Non lo mandiamo in onda? Quello... Ah, il filmato che sì? su quello che hanno detto i politici? Sì, non so, non me l'hanno messo in scaletta, dovevano vederlo, avete dimenticato, avete preparato? Posso... Ah, non c'è una buona qualità, non so perché. Non c'è niente. Comunque era una sequenza... Del modo di parlare dei politici, diciamo. No, che di parlare, no, è una cosa, se non si vede non si può discutere. Comunque, cerco di sintetizzarlo. Questo è un po' la qualità, ecco. Quindi è un po' difficile. Sì. Ecco, vediamo. No? Anche così, perché sennò sembra che l'abbiamo censurato. Non c'è più amore, è inutile il tricolore, lo metto al cesso, signora! E quindi io sarò molto breve, perché non servono le scuse, issa sa da sciacquare la bocca quando parli nuia, e per dirglielo porterò al suo scranno, presidente, questo. Il disinfettante... La prego, Io lavoro troppo. Tu fai quello come persone, te fai 8 a notte, te ne fai. No, io ne faccio di più. Concluda. A questa maggioranza che avete rotto i coglioni. Onorevole Barbato. Senatori contrari 161, senatori, no, per favore, togliete quella bottiglia là. Non stiamo mica all'osteria. Prego. Tanti che sono tutti maravigliosi, questo penso sono i cazzi loro.
a te, un mezzo vicino, una storia di due grandi, te lo dico da me. E questo sono il guardo, in culo, senza la signora e me. Diciamo la qualità era bassa da tutti i punti di vista, diciamo. Mettiamola così. Anche il livello. Allora, cosa vuol dire? Siccome qualcuno ha usato termini profanare il Parlamento, no? Dico, non basta una visione del genere per dire che il Parlamento è una struttura. Se dentro ci sono dei fetenti, il Parlamento è una fetenzia. Non è che ci sono altri termini. È chiaro? Allora, qual è il problema? Il problema è serio, perché non si può dire che questo è un troiaio. Che vuol dire troiaio? È questo, non c'è un altro termine. È naturalmente un termine che è simbolico. Non è che veramente questi fanno sesso lì. Non, bisogna chiarire questo. Per me nell'emiciclo, perché se lo facesse sarebbe anche un po' meglio. Vabbè, no, diciamoci pure la verità, no? Perché comunque non è poi l'ultima cosa no, da fare. Non è quello, quindi, no? Il problema serio è un altro, perché uno può fare quello che vuole da privato e nel privato. Ognuno. Tra l'altro è suggestivo, perché mi è venuta in mente questa immagine, insomma, un po' di Antonioni, no? Con tutti che stanno lì in Montecitorio, no? Che copulano tutti insieme felicemente. Non sarebbe una cosa. Beh. Sarebbe finalmente un'immagine di pace, tutti nudi lì, no? Perfetto. Sarebbe una cosa. Perfetto. Poi soprattutto adesso che si è pure ringiovanito, sarebbe una bella immagine da vedere da tutti i punti di vista. Quindi allora, non è la peggiore, è molto peggio quello che vediamo lì, con quel linguaggio, certo, dal mio punto di vista. Non solo, ma sono indecenti per come parlano, come si muovono. Quindi il troiaio era questo, questo linguaggio questo. Qui. Insomma. Però, insisto, non è una questione moralistica, perché sono lontano da questo genere di giudizi, no? L'ho detto prima, uno nel privato può fare quello che vuole, fino a quando non danneggi qualcun altro, allora diventa pericoloso. Qual è il pericolo di questo? Che finanziando, dando un milione a uno, quello era uno di quelli che ha detto qui ci sono tutti delinquenti, ha detto qui sono tutti delinquenti, lui aspettava un anno per andare in pensione e lo dice anche che sono tutti delinquenti, ma è una cosa gravissima, cioè, non è possibile sopportare una cosa di questo tipo. Allora vanno espulsi, perché ripeto, quando tu hai 50 persone a cui dai un milione di euro, 2 milioni di euro, e questo firma dei decreti che poi sono un danno per la nostra società, questo è inaccettabile. Dobbiamo fermare questa cosa. Volevo chiedere invece a, poi ci torniamo, no, su questo elemento di Battiato, credo che vogliate tutte e due pronunciarvi, però volevo prima chiedere a Cacciari una riflessione su, diciamo, indipendentemente da verità, falsità di delle storie che abbiamo sentito raccontare, però c'è un dato di fatto che è impossibile seppellire queste vicende che sono, diciamo così, linkate alla figura di Berlusconi, che da qui a quando, diciamo, Berlusconi sarà al centro della scena, riemergeranno continuamente, perché i personaggi, diciamo, che hanno animato quell'universo non staranno mai zitti, per quanti sforzi si possono fare di dire non parlo, cercheranno sempre di dire la loro e di aggiungere altri pezzi, diciamo, a quelli che conosciamo. Allora, questo tema, no, che, diciamo, adesso Renzi, mi dicono che ha impallinato anche Marini come Presidente della Repubblica, ha detto che se vogliamo mettere un Presidente della Repubblica che proprio incarni, diciamo, in qualche maniera, insomma, il vecchio, chiamiamolo così, Marini è il personaggio ideale, quindi seccato Marini anche da Renzi, cioè anche Renzi ha seccato anche Marini. Allora, quello che dico a Cacciari, ma certo, da una parte è evidente che in qualunque paese del mondo non si starebbe a fare un appello alla forza, diciamo, più antagonista, che è quella di Grillo, ma si farebbe un accordo, un compromesso tra le due principali forze politiche che sono in Parlamento, certo, e che possono dare una soluzione al Paese. Ma certo. Dall'altra è indubitabile che se al centro della scena c'è Berlusconi, sono cavoli amari a fare questo accordo.
Questo è il problema italiano. Dubbio. Che pensa Gacciari? Penso questo, lo ripeto da parecchio tempo, è evidente che noi abbiamo due anomalie, una gravissima, quella impersonata da questo partito personale di Berlusconi, di questa persona che chiaramente in qualunque altro paese al mondo sarebbe impresentabile, per tantissimi motivi e non soltanto da quelli che abbiamo appena visto. E dall'altra parte non abbiamo una forza socialdemocratica o democratica americana lontanamente paragonabile alle forze di centrosinistra degli altri paesi. Abbiamo un accrocchio di personalità e di correnti assolutamente che non hanno trovato un punto di dove consistere, che non hanno elaborato una strategia, che non hanno fatto uno straccio di serio congresso e che si muovono a vista. E quindi non esprimono un'effettiva capacità di governo. Prima si parla le urgenze di questo paese, prima lo diceva anche Battiato, ma sono stranote quali sono, ma i programmi sono evidenti, vogliamo elencarli i programmi concretissimi, non sono stati portati avanti finora perché questo partito, anche il Partito Democratico, il centro-sinistra, non intende portarli avanti. Una seria riforma del finanziamento dei partiti non si poteva fare, non è stata fatta perché? Per destino, non è stata fatta perché non interessava a nessuno. Una riforma elettorale non è stata fatta, lo sai perché non è stata fatta? Ma perché questa va benissimo agli uni e agli altri, questa è la verità triste, va benissimo nominare i propri deputati, continua ad andare benissimo, vecchi, giovani, anziani, non importa, i loro sempre. Che poi la stranezza che abbiamo una legge elettorale che chiamiamo Porcellum, ma ci scandalizziamo perché lui dice che c'è un Parlamento di Troie, cioè scusate, è una cosa, una contraddizione in termini. Ma esattamente. Ma non so, ma poi quello che diceva Battiato prima sull'occupazione della politica, sono questi i costi della politica, ma queste sono cose denunciate da tempo, ma per quale motivo appunto il presidente di un teatro deve essere nominato da forze politiche? Questa è una cosa che continuavo a dire quando facevo il sindaco, ma per quale motivo dovevo come sindaco io nominare i presidenti e i consigli di amministrazione di una serie di partecipate? Ma queste partecipate diamoli in mano a strutture di impresa, strutture aziendali, ma questo non è stato fatto perché? Perché c'era Berlusconi, non è stato fatto perché non andava bene a nessuno all'interno di questo Parlamento, una seria liberalizzazione non andava bene a nessuno. E perché si continua con col baraccone della RAI di cui lei sa qualcosa? Perché non si comincia a privatizzare la RAI? Che si venda la RAI? C'è bisogno di soldi? Vendete la RAI! A me non me ne frega niente della RAI, di pagare il canone alla RAI. Va benissimo le televisioni, come in ogni paese del mondo, c'è bisogno della RAI, come negli Stati Uniti. Ma allora, ma perché non si fanno queste cose? Perché non si fanno queste cose? Poi i costi della politica, ma lei sa quanto prendono i grandi manager di Stato senza rischiare nulla? Altro che un deputato. Poi andare a vedere quanto guadagna, non so, il presidente dell'ENI, che non rischia nulla di tasca sua, perché ENI è. Poi andare a vedere, guadagna al mese quello che guadagnano tutti i deputati messi insieme. Allora, dai, se diciamo le Dragoni, cose come stanno, tutti sanno benissimo, tutti sanno benissimo quello che occorre fare, se non è stato fatto finora è perché non vogliono farlo. Che dice il Dragone? Dragoni. Vediamo un po' di stipendi d'oro dei super manager pubblici ma anche privati, privati per modo di dire, perché le società sono quotate in borsa e quindi sono del pubblico. Sì, sono quotate in borsa ma non sono mica anche privati. Se poi, esatto. No, anche se poi è solo uno, il padrone che ha la maggioranza, che decide tutto, anche lì è un po', diciamo... Quali sono? Forza! Allora, in questi giorni dai bilanci vediamo che gli stipendi dei manager, grandi manager, non conoscono la crisi. La classifica ancora provvisoria è guidata dall'ex amministratore delegato delle assicurazioni generali di Venezia, ma di Trieste, Giovanni Perissinotto. I grandi azionisti l'anno scorso in giugno lo hanno, diciamo, licenziato perché erano insoddisfatti dei risultati e lo hanno però accompagnato con una buona uscita di 10,6 milioni di euro al lordo delle tasse. Più lo stipendio ordinario, un milioncino, ha totalizzato 11 milioni e 600 mila nel 2012. Il successore Mario Greco, un manager che lavorava all'estero, si è ridotto lo stipendio base, 1.300.000, è il 25% in meno all'anno. Però per essere, diciamo, incentivato a prendere il posto ha ottenuto
un premio d'ingresso in azioni gratuite della compagnia Generali che valgono oggi 5 milioni di euro, comunque un premio una volta, una tantum. Adesso il governo ha preparato un decreto, ma non l'ha ancora approvato, che dimezza i risarcimenti per gli incidenti automobilistici più gravi, quelli che causano invalidità. Però gli stipendi dei manager delle assicurazioni sono sempre altissimi. Infatti il gruppo Ligresti, i tre figli di Salvatore Ligresti, l'anno scorso hanno totalizzato 3.720.000 euro di stipendi lordi. Però il 2012 è stato anche l'anno del tracollo del gruppo Ligresti, la fondiaria SAI ha perso 800 milioni ed è stata comprata dall'Unipol, però ha anche pagato ai suoi vertici e consiglieri tra stipendi e buonuscite oltre 15 milioni di euro all'anno. Sergio Marchionne, che si definisce un metalmeccanico, l'anno scorso ha ricevuto 7... E uno vale uno, come sappiamo, no? Oppure uno vale 400 in questo caso, metalmeccanici, 7,16 milioni di stipendio per i suoi incarichi alla Fiat e amministratore delegato di due società, cioè il 48,5% in più del 2011, e ha avuto anche un premio in azioni Fiat del valore di 50 milioni di euro. Eppure la Fiat ha venduto meno automobili, infatti anche la sua quota di mercato in Europa è scesa al 6,3%, Il bilancio ha un utile netto di 1,4 miliardi, ma senza la Chrysler americana la Fiat sarebbe in perdita, avrebbe perso un po' più di 1 miliardo di euro. E la società automobilistica non ha neppure dato il dividendo agli azionisti. In molte fabbriche però c'è la cassa integrazione in Italia. Nonostante il Corriere della Sera, il principale giornale italiano, sia invece inattivo, c'è un piano di risanamento del gruppo RCS, che prevede un taglio di 110 giornalisti, cioè quasi un terzo del totale, oltre alla vendita o alla chiusura di 10 periodici, e in tutto rischiano il posto di lavoro 800 persone tra l'Italia e la Spagna. Il direttore del Corriere, Ferruccio De Bortoli, in questi giorni ha annunciato che si riduce lo stipendio del 20% e ha chiesto ai suoi giornalisti di fare altrettanto, però gli hanno risposto picche, diciamo, per contribuire ai risparmi. Ma l'ex amministratore delegato della RCS, Antonello Perricone, che è un amico di Luca di Montezemolo, un anno fa anche lui se n'è andato con la buona uscita, 3,4 milioni di euro. Si aggiunge agli stipendi 6,2 milioni tra il 2006 e il 2011. Allora, su RCS c'è da dire che pesa la crisi dell'editoria come su molti giornali, ma c'è soprattutto il costo di un'operazione fatta in Spagna, Recoletos, cioè l'acquisto di un gruppo spagnolo comprato nel 2007. Che hanno fatto i manager, naturalmente. Fatto dai manager e approvata dagli azionisti, e pare che anche i manager, questo gruppo spagnolo fosse amico di alcuni azionisti importanti del Corriere, pagato 1,1 miliardi, qualcuno ha definito questa acquisizione come l'acquisto dell'Anton Veneta che ha fondato il RCS. Ma c'è qualche esempio positivo, diciamo così, in tutto ciò? Eppure, vabbè, forse qualche esempio di manager pentito delle super gratifiche c'è. Un banchiere, pensate, in questi giorni, due giorni fa, ha appena restituito 2 milioni di euro dei 4,9 milioni di stipendio che la banca gli aveva pagato nel 2012, perché ha detto non me la meritavo, è una busta paga troppo alta. Cosa è, Matt? Non cercatelo tra i banchieri italiani. Si chiama Herbert Stepik, un carneade potremmo dire, è austriaco infatti, amministratore delegato della Raiffeisen, che è la seconda banca austriaca. Allora, Mattia, in tutto questo... situazione di grandissime ingiustizie, disparità sociali, eccetera, ci si rivolge a un Parlamento, no, perché insomma in fondo si vorrebbe trovare la forza in questo Parlamento, attraverso le leggi, di operare una forma di redistribuzione della ricchezza, cioè di risolvere perlomeno le inuguaglianze più atroci. Invece dice Battiato, guardi questo Parlamento, vedi quelle scene là, e ti rendi conto che c'è una cosa devastante. In quello che però ha detto lui c'è qualcosa che non funziona, secondo lei? C'è più di qualcosa che non funziona, e proprio perché tutti noi subiamo le cose che abbiamo visto nel filmato di prima, proprio perché non dobbiamo neanche essere ipocriti, quello che ha detto Battiato lo pensano purtroppo oggi la maggioranza degli italiani, perché quelle scene non sono belle scene. E però c'è anche un altro Parlamento,
che va raccontato di più. E anche quando Cacciari diceva questo Parlamento non ha voluto fare e citava delle riforme, da quando io sono in Parlamento non abbiamo mai avuto la maggioranza per fare delle cose, per fare delle riforme, per approvare, no, per approvare delle leggi. Da quando io sono, ma, certamente. Ma va bene, tu non sei, da quando tu sei in Parlamento, ma hanno governato gli stessi anni, il centro-sinistra e il centro-destra hanno governato per gli stessi anni, dai. Ma dai, da quando tu eri in Parlamento. Io credo che... come scriveva ieri Barbara Spinelli, ormai non possiamo più rimanere in un ordine vecchio perché l'ordine nuovo è entrato prepotentemente, veramente prepotentemente. E quindi le cose che diceva prima Cacciari sono effettivamente delle urgenze per cui le vergini che lei diceva, il Movimento 5 Stelle, deve assumersi delle responsabilità. Per esempio, legge elettorale, Grillo ha detto torniamo al Mattarellum, già su questo ci potrebbe essere un accordo. Finanziamento ai partiti, Walter Tocci, senatore del Partito Democratico, insieme a Mucchetti, ad altri, hanno già depositato una proposta di legge per... malgrado io possa anche essere culturalmente a favore del finanziamento pubblico, per in questo momento di... Sospenderlo, perlomeno. Per sospendere e per passare a un meccanismo volontario, esatto, di uno per mille, in cui la società civile costantemente, non soltanto quando bisogna andare a votare alle primarie, sceglie, decide volontariamente di dare uno per mille a un partito politico, e quindi ristabilendo così un rapporto di fiducia tra elettorato e eletti che di fatto oggi purtroppo è a minimi storici. Poi, come dire, al di là di tutto questo, dove l'ho voluto dire velocemente, ma voglio dire questo Parlamento di oggi su queste cose può rapidamente, essendoci una maggioranza, approvare e dare delle risposte al Paese. Ma detto questo, non abbiamo risolto i problemi dell'Italia. E questo, secondo me, va detto, perché il servizio che abbiamo visto all'inizio di questa puntata racconta una guerra nella quale noi oggi non abbiamo le armi. Dragoni, mi fa piacere che sia qui, io lo seguo sempre, saprà meglio di me, meglio di noi, che il Giappone sta svalutando, gli Stati Uniti stanno svalutando. Noi in questo momento siamo un'Europa disarmata, ed è per questo che ci... Che vogliamo un governo progressista, un governo di centrosinistra, non è per ideologia, è perché bisogna combattere per cambiare gli equilibri in Europa e per ridare armi all'Europa. Ma io credo che questa dovrebbe essere una battaglia progressista di cambiamento. La vera battaglia progressista di cambiamento è ridare all'Europa delle armi per combattere in questo mondo. Dice, in cui partiamo perlomeno dalle cose che ci vedono. Cioè, l'Europa deve riprendere in mano la politica economica e l'economia di questo continente, deve riavere delle armi per dare anche a noi la possibilità di affrontare questa crisi. Bene, allora facciamo una cosa, io darei la pubblicità, poi le avevo promesso di far vedere questa cosa che personalmente mi ha molto colpito, perché diciamo è un racconto di una esodata che arriva ad un punto, diciamo, di grande drammaticità, certo, ma con una freddezza che mi ha sconvolto. Poi parla anche della consolazione che si può trovare nella preghiera, cioè anche delle cose molto, 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 molto complesse. Però, insomma, è un punto che veramente, diciamo, raramente capita, no? Vedi un pezzo e rimani un po' sbalordito, no? E in questo caso veramente sono rimasto un po' con gli occhi spalancati, subito dopo la pubblicità. Vicino alla chiesa dove si svolgono i funerali della famiglia Dionisi c'è la Caritas di Don Sebastiano, che ogni giorno dà da mangiare a 300 persone. Ma la maggior parte prende il pacco e se ne va, perché si vergognano di farsi vedere qui. Viene qui a mangiare lei? Da un anno e mezzo a sta parte, sì. Da un anno e mezzo? Ha perso il lavoro, che è successo? Ha perso il lavoro, c'ho 3 bambini piccoli. E dove lavorava? Lavoravo come con l'SDA, un Corriere Espresso. Quanti anni ha lei? Io? 50. 50 anni. Il lavoro non lo trovo. Si vergogna a venire alla Caritas? Abbastanza. Ma la sua famiglia, sua moglie, i suoi figli grandi sanno che lei viene sanno a mangiare, sì, alla, sì, mensa? Sì, siccome non lo sanno. E i suoi figli che le dicono? Che mi dicono? Voi venite tutti i giorni qui?
Tutti i giorni. Siete italiana? No, non sono italiana, sono cristiana, però ho 18 anni e abito qua. Vivo in Italia. Sì. Pensionata? Sì. Poco pensione. Quanto prende di pensione? Io? Sì. Prendo 700. 700 euro. E poi lo pago? Luce, metano, affitto 400. Sua sola. Da quanti anni viene qui? Da quando è aperto qui? Da quando è aperto? Che lavoro faceva? Prima? Sì. Lavoravo in fabbrica. Le fa male venire qui alla Caritas moralmente? Dico. Sì, certo. Anche qualche volta non sempre voglio avvenire, qualche volta non voglio venire, però rimango tutto il giorno così, 2 giorni e passo, però dici no, devo tornare perché cosa faccio? Se guardiamo il corso di Civitanova, la crisi non sembra poi così drammatica. Ma quando ci spostiamo in periferia e fuori dalla città, la storia cambia. Ovunque vediamo negozi chiusi, capannoni abbandonati, e opere incompiute, perché le ditte che ci lavoravano sono fallite. Come questo ponte, dove incontriamo un gruppo di operai. Qualcuno di loro ha perso il lavoro, qualcun altro il lavoro ce l'ha, ma non viene pagato da mesi. Quasi tutti non pagano più l'affitto. Nardino e Daniela hanno un mutuo da 800 euro. Li aiuta il figlio di 21 anni. Gilberto ha 56 anni ed è in mobilità, prende 700 euro. Velai ha 59 anni, è albanese, mantiene 5 persone e da 8 mesi non viene pagato. Stessa cosa vale per Naci, così come per Zig, che è indiano. Vincenzo ha 47 anni, è in cassa integrazione e 2 arretrati da pagare dell'affitto. Pia ha 60 anni e non ha né mobilità né pensione. Abita in una casa isolata di Morovalle con il figlio Riccardo, che va avanti con lavoretti in nero. Avevamo da parte un po' piccoli risparmi, sono finiti, e in più c'avevo qualcosa d'oro, ho venduto anche quello. Che cosa ha venduto? La fede di mia mamma, la fede mia, anche se sono divorziata, una catena, degli orecchini, e praticamente, però ecco, ha risolto la situazione per un mese. Quando ha deciso, ha visto la fede di sua mamma, la sua fede... Ci si passa sopra, si piange un attimo e poi ci si passa sopra. Lei era un'operaia? Esatto. Le piaceva il suo lavoro? Tantissimo. Il lavoro ti dà anche la dignità. Lei lavorava nel calzaturiero qui, sì, no? Sì, facevo il custode in una fabbrica. Praticamente io facevo parte di questa parte licenziata, anche perché arrivata a 57 anni, mettendomi in mobilità, poi sarei andata in pensione con la vecchia legge. A che età sarebbe? 60. E adesso? È luglio 2017. Io a 60 anni mi devo far aiutare. Le dispiace chiedere? Tanto, per me è tanto affliente. Non c'hai... mi sembra non averci più la dignità. È come un accattone che va a chiedere l'elemosina. Ma quando ha sentito la notizia di questi... questa famiglia che si è suicidata perché era in una condizione economica disastrosa. In quel momento che cosa ha pensato? Che effettivamente ci hanno avuto tanto coraggio, tanto. Difficilmente ce l'avrei. Metto tutte scuse, i figli. Lei mette scuse per allontanare il pensiero della morte. E cosa le piaceva del suo lavoro? L'indipendenza, in tutti i sensi. E adesso per la società lei cos'è? Io, beh, la società io non esisto, facciamo niente. Prego tanto, sembrerà una sciocchezza ma mi aiuta, perché effettivamente è l'unica cosa che posso fare senza dipendere da nessuno. A posto dicevo che non c'ho coraggio. Ma non lo deve avere questo coraggio? Ah! Non lo deve avere. È l'ultima chance, speriamo di non usarla. L'ultima chance è uccidersi. Ma non è l'ultima chance di uccidersi, però quando non hai più niente, forse è l'unica cosa che ti rimane da fare. Giulia, lo scandalo è questo, no? Lo scandalo sono queste persone che aspetterebbero, no, dalla politica un'indicazione perlomeno di cose che si possono fare e che non lo ricevono. Invece secondo te c'è qualcosa di scandaloso in quello che ha detto sul Parlamento Battiato?
cosa su cui io ovviamente sono assolutamente d'accordo, come penso quasi tutti, però a me fa paura un po' il non riuscire ad andare avanti, il non riuscire a voltare pagina e a dare risposte alle situazioni che abbiamo visto prima. Mi ha molto colpito una cosa che lei ha detto, riferendosi ai voti di Berlusconi, lei, i voti degli italiani a Berlusconi, lei li ha definiti non democratici. Il problema è che se continueranno a esserci due mondi che non si parlano e non si incontrano, io ho paura proprio che non riusciremo a trovare mai le soluzioni e ad avere una normalizzazione. È impossibile. Ma anche quando vengono attaccati... Perché è impossibile? Perché è impossibile? È impossibile. Perché? Beh, anzitutto c'è in questo momento, che per me è una cosa gravissima, il trascurare che noi esseri umani, gli esseri umani, no, non siamo come gli animali che non hanno il libero arbitrio, noi abbiamo il libero arbitrio e viviamo nel magico, invece tutto sta diventando una totale stupidità, si scherza su cose che, su cui non si deve scherzare, stiamo dimenticando la nostra parte spirituale che è quella, per questo la signora che diceva prega, ti credo io. La preghiera è un entrare in un altro mondo. Noi siamo costretti a lasciarlo, questo mondo qui. Siamo impermanenti e nessuno questo lo nota. Quando poi arriva la morte di qualcuno, sei sbandato, stai mesi e poi la vita ricomincia. Perché è impossibile? Perché questa altra parte non considera la qualità umana. Non la considera, quindi sono discorsi tra sordi, non ci si può. Quando si parlava della Torre di Babele, tutti quelli la fraintendono come dire che si parlano tante lingue, non ci si capisce. Sì, però ognuno parla per conto suo. No, la condanna è questa, però la condanna, cioè che tutti parliamo la stessa lingua ma non ci capiamo, è questo il problema. Cosa dici? Continua. Perché queste incomunicabilità ormai adesso sono diventati i tre settori, perché oltre a Berlusconi, agli anti-berlusconiani, adesso ci sono anche i 5 Stelle che non vogliono comunicare con quella che considerano la casta e diventano quasi più ideologici, nonostante loro siano il nuovo movimento, quello che viene dopo le ideologie e i partiti, diventano i più ideologici di tutti, paradossalmente, perché anche la rete che dovrebbe essere lo strumento più grande di comunicazione e di confronto, è diventato un luogo dove Grillo detta la linea e i suoi influencer la diffondono, poi ci sono quelli che sono pronti a criticare chi osa sollevare un dubbio e addirittura anche gli occhi del capo sono puntati su chi fa le critiche e addirittura ci sono dei post dove Grillo pubblica conversazioni private dei suoi attivisti che sollevano dubbi sulla democrazia interna. Ma come faremo ad andare avanti con questa incomunicabilità? Lei dice che è impossibile, ma allora la soluzione qual è? Nel senso che bisogna superare questo, non mi dispiace parlare di me in questo momento, ma sono costretto, cioè mi costringete in qualche modo. Vengo da un tour di 50 date tra Italia ed Europa, va bene? E se qualcuno viene a vedere uno di questi spettacoli che faccio io, si trova davanti un pubblico che è qualcosa di incredibile, cioè la liturgia che manca nel Vaticano c'è in questo genere di comunicazione, di spettacolo, ed è una cosa che ti riempie di gioia, quindi voglio dire, io punto su questo. Sì, punto, però c'è questo. Una teatralità nelle messe e c'è una messa nel teatro, c'è una messa, diciamo, negli spettacoli che sì, fai tu. Esattamente. Ho capito, ma non possiamo fare una vita tutta di messe. Ci cioè, sarà no? Un punto nel quale possiamo discutere fuori no, dalle messe, cioè delle messe cantate. Ogni volta, esatto. Sì, ma ogni cioè, volta... voglio dire, per quanto noi possiamo sbagliare, sì, no? Quello che sì, gli fa schifo a Grillo e a tanti ormai, sì, è diventato quasi una moda parlare male dei talk. Però questi cosiddetti talk, poi sono cose molto diverse fra di loro, che vengono genericamente etichettate così, però sono luoghi dove ancora si crede nel fatto che i diversi si possano scambiare delle opinioni, certo, si possono avvicinare, annusare, ma... anche capire, perché tu
Cioè, se no, voglio dire, veramente siamo nel fatto che chi la pensa diversamente da me, che è il demonio? Ma il demonio è interessante nella mia mentalità. Dipende. No, per me è sempre interessante. Cioè, non posso cominciare a dire, no, il demonio, via da me, lontano da me, come Sant'Antonio, mi dà la forchetta, non la voglio, mi dà gli spaghetti, non li voglio, come una canzone popolare, no? Non è questo il punto. Mi devo avvicinare e un po'. E che la mediocrità... La mediocrità. Ah, allora quello sì. Però, siamo qui. Però se la mediocrità è rappresentanza, che facciamo? La disconosciamo? Sì, certo che sì. Perché sono legati sono legati a un sistema chiuso, assolutamente ridicolo. Dicono sempre le stesse cose, non cambia niente. Ho detto altre volte, se davanti a me ho un nemico reale, ma imparo da lui, non ci sono dubbi. Ma deve avere una coscienza di quello che... No, sempre quelle cose che fanno così. E sono inutili perché, ripeto, è una mediocrità che non appartiene all'essere umano, mancano di sensibilità. E quando una persona... Certe volte dico qualcuno di questi, mi viene in mente, dire, a proposito di diavolo... Qualcuno dirà che questo sfiora il razzismo. Ma che razzismo? Ma quale razzismo? Se uno è un cretino, non è, attenzione, quello, no, scusate, no, devo chiarire questa cosa. Quando, i cretini possono essere anche di sinistra. Ascoltami, ascoltami. Voglio dire, o di qualunque partito. Un proverbio latino che mi è rimasto impresso nella mente. Ma dei cretini, è pluralista. Posso molto dirti questo, da quando avevo 14 anni, quisque faber fortune sue, cioè ognuno è artefice del suo destino. Allora... Cosa vuole dire questo? Tu sei un cretino, hai scelto di fare il cretino perché tutti gli esseri umani abbiamo le stesse possibilità. È sicuro questo. Possiamo diventare dei geni da un momento all'altro. Invece hai scelto di fare l'assassino, sei un assassino. Hai scelto di fare il delinquente, l'hai scelto tu. Allora adesso voglio capire che pensi di Crocetta, perché non ci voglio... Allora Crocetta ha detto questo di te, vediamo tu che pensi di Crocetta. In quale categoria lo mettiamo Crocetta? È l'atto più sofferto che ho fatto nella mia vita, perché poi è così, c'è una specie di io diviso, no? Fra l'altro il titolo di un libro di Lange. Il mio io irrazionale, che ama l'artista, l'arte, lo scienziato, e così anche... capisce bene quali sono i paradossi dell'arte, i linguaggi, delle metafore, eccetera. Però quando si sta nelle istituzioni, purtroppo tutta questa libertà non si ha. Noi siamo dei prigionieri. Per lei la frase di Battiato sulle tre in Parlamento era inaccettabile? Inaccettabile perché sembra rivelare una misoginia che poi Franco non ha. Però è oggettivamente misogina. Non è che a un avversario politico gli dici troia, gli dici quello che non fa. Poi nessuno di noi può giudicare la vita privata degli altri in ogni caso. Cioè, è una cosa troppo che entra nel privato. Anche se io non credo che Battiato volesse fare quello, io credo che si riferisse più a un atteggiamento politico, però troppo evoca... messaggi che mettono al centro la donna, purtroppo. Offendendo quindi... anche l'istituzione. In ogni caso, sì, eccetera, anche perché poi quando si fanno accuse precise, si fanno i nomi, i cognomi, cioè diventa troppo indistinta l'accusa e poi in ogni caso troia si dice a nessuno. Ma Battiato cosa le ha detto? Ha mandato già una nota, cioè, ma lui non figurasse. Era d'accordo ma con la sua frega decisione. Niente di fare l'assessore, figurarsi, non è questo. Fra l'altro ha fatto anche un buon lavoro, cioè, voglio dire, come assessore, eccetera. Però questo incidente istituzionale in un momento così difficile della vita italiana, ti puoi permettere di avere una sbavatura, no? Allora. Cosa c'entrano le donne se sto facendo un discorso politico? Cosa c'entra? Mi devi dire cosa c'entrano le donne? Cosa dice questo qui? Allora, no, a me la cosa che mi ha sconvolto è il fatto che ha detto Battiato non ne frega niente di fare l'assessore, cavolo. Questo è vero, questo è vero. Ma perché a lui avevo detto il mio ruolo
potrebbe essere questo, sapevo cosa avrei dovuto fare. Lui ha insistito con la storia dell'assessore, eccetera, eccetera, e l'ha pagata, perché l'ha pagata lui, poverino, giusto? Ma probabilmente quello che lui non poteva dire adesso è che forse uno sopra di lui, esatto, gli ha detto: questo qui è scomodo, dobbiamo mandarlo via, perché da 5 mesi il malumore covava a livelli impressionanti, perché non andavo alle assemblee, capito? E questo per loro, non ho messo la cravatta che faceva parte del protocollo, no? Quindi subito ho detto... Quindi è rimasto senza un centro di gravità permanente e senza un assessore. Sì. Ho capito. Allora, Cacciari, per salutarla, una frase. Io voglio capire, in questa situazione in cui tutti vogliono parlare un po' da soli, no? Non c'è anche un senso di solitudine che monta? Quando lei dice... Siamo in una situazione, in un tale groviglio, che sembra veramente che gli dèi ci abbiano abbandonato. Ma proprio questa tendenza a parlare da soli è un po' di gente che ha smarrito il valore della politica, che è lotta, ma è anche confronto, è anche avvicinarsi al proprio avversario, o no? Non c'è dubbio, ma fin tanto che non si... fino al momento in cui non si riporteranno le questioni ai loro fondamenti strutturali, si chiacchiererà sempre, inevitabilmente, si parlerà della psicologia dei capi, della insufficienza di questo, di quello, quell'altro, che sono più o meno cretini. Il discorso va riportato alla dimensione strutturale del disastro che stiamo vivendo, alla dimensione strutturale, e la cosa fondamentale è proprio quella del servizio di prima. Cioè, noi dobbiamo sapere che se continueranno a crescere come stanno crescendo un po' in tutto il mondo occidentale, europeo e non solo, anche negli Stati Uniti, se continueranno a crescere con questo ritmo le disuguaglianze, ci si gioca la democrazia, perché è il fondamento della democrazia, l'attesa di una crescente uguaglianza, non di un egualitarismo astratto, ma di un ascensore sociale, della possibilità appunto che tu domani possa stare meglio, non nel senso quantitativo di avere più soldi, ma in un ambiente più accogliente, in un sistema di solidarietà più ricco. È essenziale la democrazia, la battaglia contro le disuguaglianze, ma su questo non si fa a chiacchiere, si fa con politiche industriali, con politiche finanziarie, con politiche fiscali adeguate, coerenti e a livello europeo. Occorre grande competenza, bisogna sapere questo, non saranno i grillini o qualche altro cretino che è andato a finire in Parlamento e che si riempie la bocca con frasi fatte. Occorrerà anche un mix tra capacità politica e competenza tecnica se si vuole affrontare questa crisi. Cessiamo di chiacchierare, questo sarebbe l'inizio, cessiamo di chiacchierare, concentriamoci, cerchiamo di confrontarci sui programmi, cerchiamo. Però detto questo, ha ragione lei Santoro, e finisco veramente, ha ragione lei, siamo in una situazione in questo paese in cui il confronto può sì avviarsi, ma ci sono delle impossibilità oggettive. Non è possibile pensare domani ad un governo in cui ci sia il Partito Democratico sfasciato com'è e Berlusconi. Costoro messi insieme non combineranno niente, è pacifico. L'unica soluzione possibile è un Presidente della Repubblica almeno capace quanto è stato capace Napolitano, qualunque sia il giudizio che si dà, ma un Presidente sufficientemente autorevole per costituire almeno per qualche mese, almeno per questo anno che sarà drammatico, una figura che non può essere Monti di nuovo, ma una figura che sia una figura di grande rappresentatività, di grande competenza e che possa fare un governo sociale, politico, tecnico, perché il Partito Democratico attuale e Berlusconi insieme non combineranno niente, è un governicchio Bersani di minoranza. Ma mi dite che cosa pensate che possa combinare? Mi dite che cosa pensate che possa combinare un governo Bersani di minoranza che per ogni provvedimento deve stare a trattare al Senato? Sì, no, ma io sospendo la risposta. Invece, Giulia, ci dici il risultato finale del tuo sondaggio?
Vediamo chi ha vinto. Ha vinto Emma Bonino con il 57% dei voti contro Umberto Veronesi, che era il candidato della società civile. Comunque le due figure che sono venute fuori dal sondaggio sono molto spiazzanti, diciamo. Emma Bonino è un nome che si fa, però comunque sono spiazzanti rispetto alle forze organizzate. Cioè questo è il punto più importante. Forse indica questo sondaggio la direzione dove si deve andare a cercare. Certo, Travaglio, diciamo, un po' più perplesso, però diciamo, e questa è la dimostrazione che qui... Posso farvi una domanda? Chi ha fatto il sondaggio? Sì, no. Sondaggio l'ha fatto. Con che sistema lo fate? È il cartello, l'ha fatto l'istituto MG di Masia. No, ma, con un campione di 1000 casi. È un sondaggio assolutamente autorevole, sì, quindi è... No, ma ti dico questo... Però il metodo adoperato è quello di non suggerire risposte, ha portato quindi a questo qui. Risposta libera. No, che quando ero giovane, diciamo così... Avevo inventato questa storiella di un grande presentatore italiano, di cui non faccio il nome, no? In via Etnea. Tutte e due facevamo la stessa strada e i risultati sarebbero stati completamente opposti. Cioè, nell'incontrare, perché tu nel momento in cui scegli uno, lo scegli in base alle tue idee di quello che deve essere un individuo serio. Però qui c'è stato uno sforzo di far confluire più cose. Allora, scusate. Un candidato più adesso devo fermare. Uno, perché voglio... scusate, faccio una cosa diversa, no? Faccio dire alla Madia un suo commento su questa soluzione, diciamo, che ha dato il sondaggio. Cioè, è così impossibile? Oppure, per esempio, una soluzione Bonino potrebbe venire fuori? Cioè l'indicazione di una donna, comunque di una donna autorevole, di una donna competente. Ma a me pare che ogni volta che si fanno nomi, poi quei nomi si rischia di bruciarli, e quindi tra l'altro è un processo nel quale, quindi, diciamo, la verità, guardo singolo parlamentare a questo processo di rosa dei nomi, guarda, ma non incide. Invece ci terrai a dire, in attesa del vincitore vero del Colle, una cosa... concreta. Ah, però se è una stessa Budo che ha vinto, no, non si sa. Ah, è peggio del Viminale, Grillo, cioè hanno finito in rete, cioè dovrebbe sapere chi ha vinto. No, lunedì mi pare. Lunedì lo dicono. Peggio del Viminale, cioè lunedì, arriviamo fino a lunedì per sapere chi ha vinto. Però no, intanto sempre un conteggio lunedì, complicato. A mezzogiorno accompagneremo le tante firme che sono state raccolte intorno alla proposta di reddito di cittadinanza, una proposta concreta scritta da persone competenti, ce n'è anche una del Partito Democratico di proposta, credo anche una del Movimento 5 Stelle. E Cacciari dice che sbaglia. Cacciari no, ci tiene a spegnere qualunque fuoco e qualunque speranza, ma non ci riuscirà, perché noi il fuoco e la speranza... È una puttanata, è una colossale. Stranamente, però... Ma perché applaudite? Dovreste portarvi Cacciari come una volta cambiate la legge Fornero, come motivatore, che la gente assuma. Abbiamo anche depositato le proposte l'occupazione, per modificare la legge Fornero. L'occupazione, cambiate la legge Fornero, lasciate il reddito minimo, un imprenditore oggi non può assumere. Non raccontate le palle sul diritto di cittadinanza, che non c'è assolutamente la possibilità di realizzare. Avanzata, cambiate la Fornero. Chiacchiere continue, porca vacca, chiacchiere continue, Dio santo. Sì, l'hanno fatto in Germania. È chiacchiere un po' così. Concluda, siamo in netta difficoltà. Che sarebbe stato più facile avere un antagonista del PDL anziché Cacciari? No, lo dovete portare come il Reina, io dicevo, quelli della mia generazione se lo ricordo. Lo portate al Comitato Centrale, lui vi dice, siete coglioni, dovete essere di casa. Come noi vogliamo essere. E così magari fate qualcosa. Tutti i paesi dell'Europa avanzata hanno uno strumento. Assumano. Cacciari, però parliamo veramente di drammi delle persone. Defiscalizzate il lavoro. Mi faccio parlare. Abbiamo visto dei servizi dove le famiglie e le persone vivono dei drammi perché perdono il lavoro, e in Italia non è detto che se perdi il lavoro tu hai la possibilità di avere un sostegno al reddito che ti consente di non andare in mezzo a una strada. Questa è una politica che in tutti i paesi dell'Europa avanzata c'è e che soltanto in Italia e in Grecia non esiste. Noi vogliamo essere più europei, vogliamo chiedere all'Europa di aiutarci ad essere più europei e vogliamo, ma chiediamo anche al pubblico che cosa ne pensa, perché io credo che questa sia una misura di civiltà. È meglio di no, è meglio di no. Chiediamoglielo. Guardi, le consiglio. No, non coinvolgiamo il pubblico, però questi sono dei delinquenti. È una cosa concreta e importante.
importante, aspettando... Parlamento, signore, qui ci sono certe... Le tante firme di iniziativa popolare verranno portate alla Camera dei Deputati a mezzogiorno lunedì, c'è anche una proposta del Partito Democratico, noi su queste cose vogliamo confrontarci. Beh, allora, scusate, però io vi saluto tutti, però faccio una cosa che, cioè, solitamente sapete che... Dopo la pubblicità è il momento, diciamo, conclusivo del nostro politico di riferimento. Il politico era distratto adesso. Perché noi lo facciamo per tenerlo in vita, perché è un esemplare raro, è l'ultimo esemplare. L'ultimo panda, ma chi lo panda sa, comunista, forse lo facciamo guarda, io, questa dobbiamo fare una scommessa. Come il panda quando lo fa un po' l'ultimo panda, no, sopra l'altro, o se qualche altro pandino. Però io prima di farti parlare ti faccio sentire una piccola storia. E questa piccola storia sarà conclusiva di tutto quello che abbiamo sentito fino adesso. Anzi, prima di presentarvela, devo dire che quelli delle Ferrovie dello Stato dicono che loro sono una linea ormai di prima accoglienza dentro le stazioni, perché praticamente sono loro a rifocillare quelli senza casa, che sempre più numerosi si rivolgono alle stazioni per trovare un posto coperto nel quale stare. Allora, noi vedremo questo racconto qui e poi dopo, ma ce lo vediamo insieme, io e te, perché so che insomma in qualità di panda comunista, dondolando, queste cose ti piacciono molto, quindi puoi sentire questa conclusione. Mi piacerebbe che non ci fossero. Allora, io vi saluto, vi ringrazio, è stato bellissimo stare con voi, però sapete, io col panda comunista devo stare da solo, non posso avere troppa gente intorno, eccetera. Quindi vi saluto per il momento tutti quanti, lasciateci la scena, grazie Franco di essere stato con noi. Grazie Cacciari di essere stato particolarmente tenero stasera con la Maria e dopo la pubblicità questa storia straordinaria. Dai un po' di tè a me intanto nel frattempo che buttene. Sì, un panino. Una testa, sì, certo. Non ne vogliamo di più. No, non spingendo. Aspetta, calma. Un panino per ciascuno. E che è? E che questa che è una cosa che si può andare avanti, un panino per ciascuno. E dove arriva il panino? Ma guarda, ci danno pure la roba scaduta, 7/4/2013. Oggi che quanti ne abbiamo? 9. 9. Oggi 9 siamo. Da quanto tempo state qui in stazione voi? Noi? Ma è già quasi una settimana che siamo in stazione. Da dove venite? Da Milano. E perché proprio qui siete venuti? Ma siamo qua perché ci hanno fatto scendere dal treno. Cosa avete là dentro? Tazze, mutande. Cioè questa è tutta la roba che voi avevate dentro casa? Ma questo è un quadro. Che ne so, qua la Madonna ci aiuta, donne. Ha detto di darmi i vestiti. Danno i vestiti? Dov'è questa piazza? Mi ha detto di danno vestiti domani mattina. Ma scusa, ho fatto parlare a te. Te l'ho fatto conoscere, adesso ti ridarà. Ok? Distribuiscono i vestiti. Distribuiscono i vestiti, gli danno tutto. Però lui deve andare in quella via a tale giorno che è il martedì e gli danno tutto. Aspettiamo martedì prossimo, vediamo se. Domani pomeriggio. Se ci arriviamo, se siamo ancora vivi. No, ti chiedevo 20 centesimi per un panino almeno. Scusa, posso chiederti una cortesia? Siamo cosa per qualche panino, un euro, qualcosina, per favore, perché sono disoccupato, grazie. Qualcosa per un panino la rete. Quanto cos'è? Guarda, a tuo cuore. 1000 euro, 2000 euro? 2000 euro. 100 euro ti passano. Se mi dono, guarda, mi fa un cuore rosso. Io dormo qua. Sì, a tumburare. Un euro, oh grazie. Tu dottora, cosa ti rimane fino per un panino? Cortesemente sono disoccupato, ti ringrazio. Io devo arrivare a 25 euro, sì. Ma da quant'è che stai qui? Da 8 mesi. Però c'è gente che te li dà, che non te li dà. Chi è che te li dà di solito? Meridionali. Si fermano? Si fermano, sì. Oppure mi danno e mi fanno un sorriso. Ma che lavoro facevi tu? L'ultimo lavoro in una ditta. Dove?
a Milano. Sono stato lì un mese, poi hanno fallito da 2 anni fa e basta, hanno chiuso tutto. Quindi facevi l'operaio? Sì. La mia ex moglie non lavorava all'epoca, lavoravo solamente io, fino nel 99, quando poi mi sono lasciato con la mia ex moglie. Giustamente è sempre l'uomo che ha torto, no? Per la legge italiana è sempre l'uomo che ha torto. E poi a un certo punto, un anno fa, mi sono trovato in mezzo a una strada. Io ho un figlio di 15 anni che non riesco a dargli mantenimento. E mi dispiace perché io la notte, quando sono da solo sulla strada, mi metto a piangere. Come mi presento da mio figlio? Anche se mio figlio potrebbe anche capire. Però sono sempre un padre, vorrei dargli qualcosa in più. Tu ovviamente non pensavi di finire mai in una stazione? No, non ci pensavo mai. Io un giorno mi sono trovato con un giubbotto e un jeans fuori. Da una casa e da un lavoro. Perché non hai chiesto un posto a dormitorio? Non l'ho chiesto il posto a dormitorio a Bologna. Ma anche se lo chiedo, io so che c'è a Bologna, c'è un dormitorio dove ti fanno stare per 2 settimane e poi fanno una rotazione. Ma non si può fare sta vita a rotazione. Per me è una vergogna chiedere l'elemosina. Però ti dico una cosa io. È meglio chiedere l'elemosina che andare a rubare. Come ruba lo Stato di merda. Io non rubo la gente, io chiedo per un panino, per una bibita, per le mie cose necessarie. Litigano tra di loro, per la Camera, per il Senato, litigano perché... Poi loro si vanno a fare le ferie con gli yacht e tutto, c'è gente che muore di fame, non è che vengono a vedere in tutte le stazioni d'Italia, loro si presentano a dire facciamo delle case, diamoci un lavoro, diminuiamoci noi gli stipendi, no, loro pensano solamente al loro culo. L'avete visto voi dico, 2 giorni fa cosa hanno fatto 2 coniugi? L'avete visto? E allora? Nelle Marche. Devo fare come loro? E poi mi vengono a dire i politici, li potevamo aiutare. Che cosa? Ci pensi dopo ad aiutare la gente? Ci devi pensare prima. Allora Enzo, facciamo una cosa. Intanto facciamo venire Vauro qui, no? Ecco, Vauro, venite a sentire questa storia insieme a me. Poi Enzo, facciamo una cosa. Visto che lei è costretto a dormire nella stazione di Bologna, perché non rimane con noi, non so, 2 o 3 settimane? Che mi piace tenerla qui, no? E sentire le sue... Perché osservazioni, no? Rimane 2 o 3 settimane con noi invece perché che dormire no? Nella stazione di Bologna. Sì, avete visto comunque tutti, no? Quello che succede. Quello e che non succede ci sono solamente io, c'è tanta gente che dorme lì. E non sono i barboni, no? No, non sono barboni, sono gente che ha perso il lavoro. È gente, padre di famiglia che hanno 3 figli. E non ce la fanno a vivere. Non ce la fanno a vivere. Prima quella signora ha detto una cosa, no? Ha detto... La cosa più importante è la dignità, no? Certo, la dignità. E... Noi vogliamo un lavoro. Vogliamo un lavoro. Basta, non vogliamo niente altro. Io voglio un lavoro, voglio una casa. Quello che facevo prima. Io potevo essere adesso con questo pubblico. Adesso non ci sono, cioè... Può capitare anche a loro una cosa di questo genere. Oggi sono loro così, ma può capitare anche a loro. Loro ci stanno ammazzando. Ci stanno ammazzando. E più si va avanti... E abbiamo visto, già l'ho detto anche prima, i coniugi, io ho visto gente che sta impazzendo, voi non sapete cosa c'è fuori, la fame che c'è fuori, ecco perché uno chiede l'elemosina, c'è una fame terribile, la gente, io vedo gente che si vuole ammazzare e abbiamo fermato della gente, persone di 50 anni, 60 anni, forse ancora la forza ce l'ho a 41 anni, ce l'ho la forza di andare avanti, e gli altri? Io parlo di me, parlo di tutti. Io l'altro giorno mi ha telefonato mia moglie, mi ha detto ti denuncio, perché tu fai la bella vita, sai cosa ho detto io? Vieni a Bologna, nella strada d'attesa, vedi la bella vita che faccio io. Da 1 anno e mezzo che non vedo mio figlio, perché non gli posso dare un mantenimento. Cosa gli dico a mio figlio? Cosa gli dico? E ripeto, come che è capitato a me, non lo auguro a nessuno, ma può capitare anche a queste persone qua che sono qui. Non glielo auguro mai, perché è una cosa bruttissima la fanno. Ma questi cosa fanno? Prima ho sentito tutto dall'inizio. È una vergogna. La signora ha detto, non so come si chiama, non voglio neanche, ha detto noi vogliamo, ma che vogliamo? Da 30 anni che dicono queste cose, hai ragione Cacciari, da 30 anni. Ma che cosa? Ma perché non vengono a vedere quello che succede? Veramente nelle ferrovie, nelle vie di tutta l'Italia, non dico solamente di Bologna o di Milano. Ci hanno ammazzato, ci stanno ammazzando, ma loro cosa vogliono? Ogni mese, ogni 2 mesi uno si ammazza? E poi? Ma
potevamo aiutarli. È bello dire così. Lo sai cosa succede lì dentro, dentro la sala d'attesa? Per un panino si ammazzano, si accoltellano. Ma voi che ne sapete di tutto ciò? Per un panino. Questo vuole fargli vedere. Sì, per un panino, sì. C'è gente che ho visto morire dal freddo, l'ho visto morire. Io c'ho un male dentro di me che... Perché bisogna vedere, bisogna esserci nelle cose. Vedi, domandavo un euro per un panino. C'era gente proprio che... Ti schifava la gente, perché ti schifa. La gente non capisce, perché ti schifa. Hanno anche ragione, gli dico anche un'altra cosa. Ma sa che pensano? Dice, ma perché non ci sono dei lavori che si possono fare? Magari dove? Anche precari per guadagnarsi ma i soldi dove? Per ma quel dove? Panino? Ma dove? Un anno e mezzo che do curriculum a tutti, ristoranti, ma bar, ditta. Addirittura ho chiesto io a un ristorante famoso, guarda, non voglio fare il cameriere o il barista, mi faccia fare i lavapiatti. Sa cosa mi ha detto? E ha ragione. Mi ha detto... Guarda, sto mettendo a lavare i piatti a mia figlia, perché non ce la faccio neanche a pagare i lavapiatti, che guadagna una miseria i lavapiatti. Anche a pulire i cessi, non c'è lavoro, io sfido chiunque a venire con me a girare. Dov'è il lavoro? Perché ci sono un casino di disoccupati? Se c'è il lavoro non ci sono disoccupati. Lo facciamo insieme questo giro? La prossima settimana? Possiamo, non è un problema. E non si vergogna lei a chiedere l'elemosina? Ma guarda, più mi vergogno andare a rubare e chiedere l'elemosina, anche se mi vergogno, perché in un certo senso mi umilio. Ma cosa devo fare? Cosa devo fare? Devo morire di fame? O sono due le cose, o muoio di fame o mi sparo. Cosa devo fare? Che vai, la Caritas? Ma la Caritas che cosa ti... Allora, alla sera vengono lì alla stazione la Caritas. Ma tu puoi sempre campare con la Caritas. Puoi sempre andare nei dormitori. Io sto cercando un lavoro. Lavoro, voglio lavorare, voglio la mia dignità che avevo prima. Cosa chiedo di più? Non chiedo i miliardi, non chiedo un castello, chiedo il mio lavoro. È una casa dopo. Approfondiamo insieme, siamo amici da stasera. Allora, senti, ti faccio vedere. Guardi, commuovi. No. Sai che cosa? Si commuove il panda, è un disastro, guarda. Io non dico niente, non voglio proprio dire niente, perché a volte credo che ci debba essere un pudore nelle parole. E forse la risposta che ti posso dare io dal cuore è il silenzio, il mio silenzio adesso. Senti, invece io ti voglio far vedere, proprio come panda comunista, la soluzione che darebbe al problema Fausto Bertinotti. Così tu lo guardi e vediamo un po' se sei d'accordo con le tue vignette. Non è né panda né comunista, ma insomma. Non è panda né comunista, ma tanto sappiamo che l'unico panda comunista sei tu, forse dobbiamo accertare. Così ti riprendi un po' da queste emozioni. No, vabbè, ma io sai, sono panda comunista anche perché quella... Cioè i panda comunisti, quella frase è una storia così, loro piangono. Quella frase antica, sai perché? Perché quella frase antica, socialismo barbarie, detta da Rosa Luxemburg, mi sembra di un'attualità tremenda. Infatti nella barbarie siamo, per la mancanza di socialismo. Sentiamo Bertinotti. Lei ha scritto, se il vecchio fa schifo, il nuovo prende un significato che non ha, in riferimento a Grillo. Sì, perché... se il vecchio, diciamo, ha una sua forza, allora non ti basta dire nuovo, devi dire nuovo per fare che cosa. Se invece il vecchio è così screditato, basta che tu dica nuovo che è già buono in sé. Dopo le elezioni quindi non c'è via d'uscita? Dall'interno delle istituzioni secondo me non c'è una via d'uscita di risposta alla drammatica crisi sociale del paese e dell'Europa. E quindi qual è la soluzione che lei propone? La soluzione invece riguarda il quadro istituzionale. Quello sì che può essere cambiato dalla politica, anche da questa politica così infettata. Perché è avvenuto un fatto. Questo sistema è stato messo in crisi. Da che cosa è stato messo in crisi? Da una stensione che è diventata gigantesca, cioè da una critica a questo sistema politico radicale, attraverso la stensione, e dal successo del Movimento 5 Stelle, che ha raggiunto il livello delle altre due grandi forze politiche di centrodestra e di centrosinistra. Questa è la grande novità, tanto che il vincitore relativo delle elezioni, cioè il centrosinistra, ha cercato in tutti i modi un consenso con il Movimento 5 Stelle dicendo che il tema fondamentale è l'innovazione del sistema politico. Perfetto. Se il problema
è l'innovazione del sistema politico istituzionale, abbiamo detto che purtroppo non è da qui la soluzione di quello sociale, ma allora si dia la responsabilità di governo a chi è stata l'espressione di questa richiesta di innovazione e ha avuto su questo un grande consenso popolare. Quindi le forze riformistiche del centrodestra e del centrosinistra chiedono al Presidente della Repubblica di dare l'incarico di Presidente del Consiglio a un esponente del Movimento dei 5 Stelle, da loro indicato, e invece di essere il Movimento 5 Stelle oggetto dei desideri, diventa il terreno di confronto su cui fare il nuovo governo. Non è che lei dice così perché sotto sotto sa che poi Grillo e il Movimento 5 Stelle non ce la farebbero a reggere un governo? Il Movimento 5 Stelle di fronte a un bivio, come tutte le forze allo stato nascente, si è dato un obiettivo di abbattere questo sistema, no? Irriformabile dall'interno. E nel momento in cui entra in questo sistema irriformabile dall'interno è evidente che è sottoposto a delle tensioni e deve scegliere se mantenere questa ipotesi strategica oppure entrare nel campo riformistico insieme alle altre forze che condividono questo orientamento di riforma dall'interno. Vediamo cosa succederà, dai. Vabbè, no, io voglio questa sera proprio elemento mi è andata di fiducia, male perché dai. Devo cominciare criticando un mio caro amico. Ah, chi è? Gino Strada. Oh. Ma Gino ha detto sta cosa terribile. Non ci perdiamo su Brunetti. Non si può fare, Gino. Dovevi pensare prima di parlare. Ecco qua, non è vero che Brunetta è esteticamente incompatibile con Venezia, si mimetizza perfettamente con i piccioni, è uguale. E andiamo adesso, un'altra che hanno detto, grave, la Lombardi, che anche lei ogni tanto dice che Napolitano dovrebbe dedicarsi ai nipotini, ma roba... Ha corretto un po', dai. Dovrebbe dedicarsi ai nipotini, ha detto. Ma roba da chiamare al telefono azzurro, però. Ecco, infatti, eccolo qui. Napolitano rievoca il compromesso storico. Il fantasma di Berlinguer, la mummia di Andreotti. Nonno, smettila di spaventare i bambini, che cacchio, non si può fare così. Anche facciamogli perché, fare il presidente l'altra volta, sì. È stata anche detta una rievocazione un po' fuori tempo massimo. Infatti, larghe intese come nel 1976, paragone impossibile. 1976, Aldo Moro. 2013, Basso Calvo. Insomma, non sono incompatibili. Ma andiamo a vedere un po' cosa è successo dalle parti, no, del PD. Sì. Quella frase di Bersani, bella, prima dell'incontro. Ti conosco, mascherina, ma è stato Berlusconi a non riconoscere lui. E questo chi è? Povero Bersani, in un mese è invecchiato di 20 anni. Ogni tanto mi fa tenerezza. Sì. E poi lui ci prova perché è ostinato. Va avanti, eccolo qui. Sono ancora qui. Primo incontro, nulla di fatto. Bersani, Berlusconi, nulla di fatto. Ancora con sto tubino nero? Ok, al prossimo incontro me lo metto. Sta cedendo, eh? Sta cedendo, ma non so se servirà. No? No. Perché? Renzi, ora basta, largo ai giovani. Lo sai che gli piacciono le minorenne. C'è proprio incastrato male. Oh, e poi nel PD ne succede di tutto, c'è stato uno scandalo anche sulle primarie a Roma. Roma, scandalo sulle primarie PD. Hanno votato anche i Rom. Se continua così, presto pretenderanno di votare pure i negri, gli ebrei e i comunisti. Scandalo, hanno votato i Rom, madonna mia. Oh, e ora andiamo a vedere cosa succede da quelle parti del 5 Stelle, c'è stato il raduno segreto. Ah sì? Lo sai, no? Ma non è finito, dici. In campagna. Non per tutti, eccolo qua. Raduno 5 Stelle, il pullman dei parlamentari dissidenti ancora in viaggio verso la meta segreta. Allora manca molto, ancora 5 minuti e siete arrivati, è un posto che conosco. Poi c'è stato questo grande evento, no? L'occupazione della Camera. Parlament. Il Movimento 5 Stelle ha occupato la Camera. Crimi e la Lombardi hanno letto la Costituzione. Allora adesso potrebbero andare da Grillo e fargli un bel riassuntino, che non sarebbe mai. E sempre rimanendo su 5 Stelle, perché ho letto questa notizia un po' su Italia, è giusto risparmiare memoria. 5 Stelle di Empoli, risparmiare sui viaggi a Mauthausen. Ai miei tempi erano gratis. E continuiamo andando verso altre forze di cui non si parla più tanto, ma che invece anche lì qualche momento esistono. Lega, la badante padana.
tu pensa solo a riposarti, guido io. Che proprio non c'è. E ora, andando verso la conclusione, bisogna dire anche a destra, anche là succedono delle cose, no? Siamo sempre così, certo, provinciali. Certo. È morta la Thatcher, ragazzi. Oh, ecco, Londra, funerali della Lady di Ferro. La vuoi smettere di giocare con quella calamita? Che è questo? Che... E ora l'ultimo, perché anch'io sarò un panda comunista, ma mi devo guadagnare il paradiso se c'è, è una specie di, come si può dire, consiglio per gli acquisti. Sono andato. Andrai a tua insaputa in paradiso, vedi che dico. Vedi, hanno messo in edicola, sì, ho portato anche l'originale perché non si pensi che è una cazzata, no? Le figurine del Papa. Costano 2,50 centesimi, mi sembra, a pacchetto. Però ci sono 5 figurine dentro. Conviene. Le figurine del Papa. È inutile, non riesco a completare la collezione. Ce ne sono di introvabili. Quali? Quelle dei desaparecidos. Grazie, ci vediamo giovedì. Grazie a tutti.